Ora Di si registrerà la Stefano. conferenza. Di Stefano c'è, Fiorino c'è. Presente. Poi, Bonomelli, D'Attanasio c'è. Attanasio, Carpani, Chittò. Allora, la consigliera Chittolto si sarebbe, al momento è assente, ma si sarebbe collegata. Cozza, È assente, si assente. deve collegare. Culici c'è. Galante c'è, Ghezzi idem, Floridi assente, Leo assente, Lombardo c'è, Molteni è presente, consigliera. Poi Pagani c'è, Pasquinelli, Pastorino, Pogliaghi, Recupero c'è, Rosa. Scarangella, poi Tromboni, assente, Valsecchi, presente, Vincelli, Vino, assente. Quindi gli assenti sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e quindi il numero legale c'è. Grazie, signor segretario. Ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l'inno. Passiamo alla nomina dei tre scrutatori per la serata. Consigliera Pagani, consigliere Molteni, consigliere Pasquinelli. Grazie. Passiamo alle comunicazioni. Cortese colleghi, se facciamo anche un po' di silenzio non guasta. In data 15 febbraio, con protocollo generato 00165228 del 2022, ho ricevuto dal consigliere Sergio Valsecchi la comunicazione che lo stesso passava da identità civica e confluiva nella lista di Di Stefano Sindaco. Sempre a susseguire in data 16 febbraio, con protocollo generato 00171225, il consigliere Ghezzi Gabriele confermava la sua uscita dall'identità civica per defluire nella lista di Di Stefano Sindaco. Sempre in data 16 febbraio,
con protocollo generale 001575553, anche il consigliere Federico Pogliaghi confermava l'uscita dalla lista del Consiglio Comunale di Identità Civica e la conseguente ingresso nella lista civica di Stefano Sindaco. Presidente, posso dire due parole? Io le do la parola, visto la situazione, le prego anche di essere un po' conciso. Grazie. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Due parole per commentare questo passaggio che rappresenta il termine ma anche un nuovo inizio di un percorso civico avviato per noi consiglieri a partire dalla candidatura delle elezioni comunali del 2017 fino a raggiungere questo nuovo assetto politico, più adatto a rispondere alle esigenze di supporto alla città che abbiamo sempre sostenuto. Voglio ringraziare innanzitutto il gruppo di Identità Civica, con cui abbiamo lavorato insieme, pur nelle difficoltà, con tenacia e competenza. Ringrazio il sindaco a nome di tutti e il gruppo della lista di Stefano Sindaco che ci ha accolto. Ringrazio infine tutti i consiglieri per aver scelto me, dandomi fiducia in qualità di capogruppo, per rappresentarli in questa aula per i mesi di fine mandato. Buon lavoro a tutti. La ringrazio, consigliere Pogliaghi. Passiamo alle comunicazioni fatte ai consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e all'articolo 3 del decreto legislativo numero 118/2011 delle delibere di giunta comunale ad oggetto. Delibera giunta comunale numero 346 del 31/12/2021. Bilancio di previsione 2021-2023, quinto prelevamento dal fondo di riserva e di cassa per l'esercizio 2021 ed adeguamento del PEG 2021-2023. A seguire, delibera di giunta comunale numero 20 del 15 febbraio 2022, esercizio provvisorio, procedura di urgenza per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della struttura del carro ponte sita in via Granelli a Sesto San Giovanni, primo prelevamento dal fondo di riserva ex articolo 166,2 del decreto legislativo 267/2000. Passiamo alle delibere di consiglio al punto 1. Concessione per la gestione del Palasesto, Palazzo del Ghiaccio, e per l'effettuazione di interventi di riqualificazione, di rinnovamento e di manutenzione di impianto. Approvazione del riequilibrio finanziario da Covid-19, anche in applicazione dell'articolo 216,2 del decreto legge del 19 marzo 2020. Numero 34, convertito con legge del 17 luglio 2022, numero 77. Non abbiamo relatori di commissione alla delibera in oggetto, pertanto do la parola all'assessore La Miranda. Prego, assessore, le ricordo che ha 10 minuti di tempo. Grazie, presidente, buonasera a tutti. La proposta di delibera in oggetto nasce dalla esigenza del concessionario di portare un riequilibrio al proprio PEF trentennale in forza degli aumenti dei costi subiti durante il periodo Covid e parimenti della diminuzione dei proventi nello stesso periodo. In particolar modo la relazione accompagnatoria all'istanza di riequilibrio ai sensi dell'articolo 167 evidenzia a pagina 10 che la perdita complessiva di esercizio per il periodo di riferimento ammonta a 635.474 euro. In ragione di quanto, il soggetto concessionario propone quindi all'amministrazione di riequilibrare il PEF da 30 a 33 anni, quindi con una proroga di 3 anni ex legge, e al tempo stesso appunto ci pone anche come scadenza, quindi la postergarla al 2051, e in aggiunta ci chiede anche,
in ragione del ritardo che si è accumulato anche nell'esecuzione dei lavori, di postergare il cronolavori per il completamento dei medesimi alla data del 31 ottobre 2022. In particolar modo sull'esecuzione dei lavori vorrei segnalarvi che giusto settimana scorsa sono state completate le due, che impropriamente le chiamiamo ciminiere, che sono i due piloni, pilastri di sostegno che sosterranno tutta la pensilina di copertura. L'operatore prevede di completare i lavori entro maggio, per questo riguarda la grossa struttura, e poi di completare tutto l'arredo e l'ingresso appunto entro ottobre. Da qui appunto la richiesta di questo differimento anche del crono. Per quanto riguarda invece il rendimento, l'allegata relazione ci ha evidenziato alcuni elementi che sono importanti. Vi è un peggioramento da questo punto di vista dell'investimento, nel senso che il ritorno aumenta. Se vedete, dall'iniziale PEF di gara di 11 anni e mezzo si passa a un consolidato di 16 anni, quindi c'è più investimento finanziario da parte dell'operatore. Così come il rendimento di rapporto dell'investitore, conseguentemente proprio a questo incremento di durata degli anni nel rientrare dall'investimento, scende da 9,92% ad 1,38% a seguito del concesso aumento che questo consiglio vorrà deliberare a favore appunto del concessionario. In assenza di quello, come vedete, avremmo un'incidenza ancora peggiore, perché il PEF in disequilibrio porterebbe a uno squilibrio contro l'investitore, riducendolo di 2 punti percentuali. Questa è fondamentalmente la gestione. C'è una questione anche di riequilibrio all'interno di questo, che sono i giorni in godimento all'amministrazione. Per 3 anni ci è stato chiesto di spostare e limitare questi giorni a disposizione dell'amministrazione dal 1° di marzo ad ottobre, lasciando libero il periodo invernale, che è di maggior presa e di maggior carico per l'operatore. Di fatto non rinunciamo a questi giorni che avevamo diritto, li andiamo semplicemente a spostare nei 3 anni che andiamo a concedere, quindi l'esercizio continueremo a farlo regolarmente nei successivi poi 3 anni che andremo a concedere di prova. Questa è nella sostanza la proposta di delibera. Grazie. Ringrazio lei, assessore. Apriamo la discussione. Chi si vuole prenotare per gli interventi? Consigliera Pastorino, prego. Grazie Presidente. Chiedo anche il raddoppio dei tempi, perché possono essere utili anche i miei colleghi. Allora, intanto saluto tutte le persone presenti in Consiglio Comunale e le persone che ci seguono comunque da casa. È chiaro che la pandemia da Covid-19 è stata un fulmine a ciel sereno, per cui veramente per 2 anni ci siamo concentrati su tutta una serie di attività proprio per andare a contrastare questo virus, che ha messo in ginocchio diverse attività sociali ed economiche. Quindi anche lo sport naturalmente è stato colpito duramente da tutta una serie comunque di negazioni, nel senso che comunque ad un certo punto ricordo perfettamente il DPCM del 9 marzo del 2020, quando si diceva chiudiamo tutto e tutte le attività sportive comunque di base, professionistiche, eccetera, venivano comunque sospese. Si è pensato magari per un periodo breve, no, non è stato così, perché il periodo poi si è prolungato nel tempo in modo decisamente importante e impegnativo per tutti quei soggetti che operano nel settore dello sport.
Qui oggi andiamo a parlare del Palasesto. Il Palasesto è una realtà naturalmente sovracomunale, interessante, poiché comunque un palazzo del ghiaccio, soprattutto in un momento anche così storico, anche dopo queste Olimpiadi abbiamo visto insomma l'importanza di questa struttura, sia dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista proprio aggregativo, sociale, sicuramente è una struttura importantissima nella nostra città. Io vado avanti, tanto un po' con un orecchio, forse mi sentite, forse no, però vabbè, magari mi sentite voi consiglieri. Allora, quindi il Palasesto naturalmente ha messo in atto tutta una serie di meccanismi, come tanti altri gestori di impianti sportivi, dove il senso di responsabilità ha prevalso talvolta anche su un discorso economico che li toccava direttamente. Ricordo tanti collaboratori sportivi che fortunatamente, grazie anche, voglio dire, a delle manovre di governo, hanno avuto dei rimborsi che sono stati, diciamo così, in parte soddisfacenti, in parte no, però comunque sono stati importanti chiaramente per il sostentamento delle proprie famiglie e quindi, voglio dire, apprezzo questa manovra del governo. In più è chiaro, ci sono state altre manovre estremamente interessanti come la cassa integrazione, sono manovre alle quali si ricorre in emergenza, in momenti, voglio dire, particolari, e questo nel mondo dello sport e non solo è stato un momento naturalmente di difficoltà di molti lavoratori. Quindi la delibera naturalmente che andiamo questa sera a discutere e votare parla sostanzialmente, come ha già espresso l'assessore La Miranda, di questo secondo comma del... Se è difficile parlare così, parla di questo secondo comma dell'articolo 216 del decreto rilancio ed è un comma estremamente importante poiché traspare naturalmente la consapevolezza sulla necessità di un riequilibrio delle condizioni contrattuali in ragione proprio della prolungata sospensione delle attività sportive, nonché naturalmente delle necessarie mutate modalità di svolgimento delle stesse. Quindi sostanzialmente è una misura che va incontro ai gestori di impianti sportivi per far sì che la propria attività intanto possa rialzarsi in un momento dove la pandemia dovesse allentare un pochino la sua morsa, come sta accadendo ora incrociando le dita, e quindi, voglio dire, può tranquillamente insomma andare incontro a un riequilibrio. Certo che ci vuole l'aiuto del comune, ci vuole l'aiuto del governo in questi casi particolari. Io però vorrei anche segnalare una cosa. Ho seguito la commissione online da remoto e ad un certo punto la consigliera comunale Monica Chittò ha posto una domanda alla dottoressa Crupi, una domanda particolare nella quale appunto si chiedeva l'origine di questa concessione del naturalmente del Palasesto, della riorganizzazione del Palasesto, e la data poi naturalmente emersa che era quel 20 marzo del 2017. Lo dico anche con orgoglio perché facevo parte comunque di quel consiglio comunale che ha votato questo progetto, che è un progetto naturalmente che ha una visione importante per il futuro di ampliamento, come diceva prima, di tutta la zona anteriore, del rifacimento della zona ristorante che sicuramente porterà nuove risorse ai gestori dell'impianto, risorse che poi vanno impiegate naturalmente anche nelle attività sportive, di conseguenza nelle attività di base, attività che sono state totalmente penalizzate dal Covid. Detto questo, mi preme anche ricordare
che non è l'unica cosa, insomma, che abbiamo provato in Consiglio Comunale per quanto riguarda lo sport. Faccio un piccolissimo elenco. Erano stati attivati circa 6 milioni di euro di investimenti privati sugli impianti sportivi della città in quel periodo, quindi nel 2017. E grazie a questo lavoro sono stati riqualificati il campo Lega giovanile di Via Rimembranze, sono stati affidati per 30 anni lo stadio Breda e il tennis club, sono stati completati gli investimenti del centro Boccaccio Pertini di Via Boccaccio per la realizzazione di campi da beach volley, di paddle, eccetera. E inoltre c'era anche il project finanziario del centro Falck. Quindi ecco, ho voluto ricordare questo passaggio poiché comunque mi trovava, voglio dire, favorevole a tutta una serie di iniziative che abbiamo portato avanti. Ultima cosa, non è l'unico problema quello della pandemia. Teniamo conto che adesso esiste una nuova emergenza che è quella del costo dell'energia, per cui voglio dire i gestori sempre degli impianti ora sono chiamati ad affrontare veramente dei costi veramente importanti per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi. Quindi questo sarà un altro tema. Abbiamo visto che il governo ha stanziato ulteriori risorse per fronteggiare questa nuova emergenza e che comunque si ripercuoterà poi sui cittadini, è chiaro, e soprattutto non tanto forse su un'attività agonistica dei professionisti, ma quanto su un'attività di base. Io penso di aver concluso, grazie. Grazie anche a lei, consigliera, non ha neanche utilizzato il tempo di raddoppio. Altri interventi? Altri interventi? Hai ragione, chiedo venia. Ci sono altri interventi? Nessun intervento, chiudo la discussione. Alla delibera in oggetto è stato presentato un emendamento. Do la parola al primo firmatario. Grazie Presidente. Noi avevamo formulato questa proposta di emendamento, che più che un emendamento lo possiamo considerare un vero e proprio atto di indirizzo, quando nella lettura, diciamo, della delibera avevamo visto, e ci è stato anche confermato poi nell'analisi in commissione sia dagli uffici che da chi in quel momento rappresentava il sindaco, il problema del conflitto ipotetico di date tra la chiusura dei lavori entro il 31 ottobre e ovviamente poi la partenza da quel momento in poi del periodo, diciamo, in cui ovviamente l'uso esclusivo dell'operatore ovviamente non consentiva al comune di poter attuare una o parte delle 5 giornate. La nostra preoccupazione era quella di, nell'ipotesi remota che si arrivasse ad un tempo così lungo, salvaguardare comunque l'importanza della fruibilità delle 5 giornate. Perché? Perché ovviamente c'è molta attesa sul ritorno in essere del palasesto, nella sua funzione, una struttura molto importante su cui, come è stato detto dalla collega, si è molto scommesso anche per la sua fruibilità, anche per eventi di grande portata che il sesto può tornare in qualche modo a ospitare su strutture pubbliche, per cui ci sembrava eccezionalmente, diciamo, interessante mettere la clausola, anche se chiaramente si rimandava ad un atto, diciamo così, di di collaborazione sicura da parte dell'operatore, però rimarcarlo in qualche modo ci sembrava una maggior garanzia del diritto stesso. Ora mi è stato fatto notare che c'è un problema, perché non si emergeva nel testo della proposta di delibera né nella documentazione, mancando l'allegato della convenzione, che c'è un problema di reciprocità, nel senso che essendoci già un patto in essere non possiamo noi sottoscrivere, modificare un patto ovviamente in maniera unilaterale. Io mi rendo conto, quindi chiedo la possibilità al Presidente del Consiglio per salvaguardare comunque lo spirito, visto che mi era parso di capire che c'è una volontà comune comunque di mancare questo principio, di trasformare l'emendamento, che quindi tecnicamente andrebbe rigettato, in un ordine del giorno, un atto di indirizzo che consente comunque a questo Consiglio Comunale di dare mandato al Sindaco di rivendicare la possibilità, quando andrà a sottoscrivere la modifica dell'accordo, di inserire questa clausola. In quella fase lì ovviamente quindi avrà il mandato per poter ribadire e rimarcare quindi l'indirizzo che il Consiglio Comunale gli ha dato, di inserire questa possibilità di salvaguardare in via eccezionale, qualora fosse necessario, per l'anno 2022 le giornate nel 2023. Anche perché siamo fortemente convinti
che ovviamente non mancherà la volontà dell'operatore, e sicuramente 5 giornate sarà un atto simbolico, perché sicuramente quando c'è la buona volontà sicuramente saranno anche molte di più le giornate che il Comune farà magari in collaborazione con l'operatore stesso, per cui in qualche modo sarà anche superato il primo vincolo. Però mettere questo principio per iscritto in un atto, in un documento, ci sembrava una cosa importante, per cui chiedo al Presidente se è possibile fare questa modifica per salvare l'atto. Sicuramente lo può fare, proceda pure, quindi la modifica viene nel... Non è più un emendamento ma un ordine del giorno, quindi così diciamo rimane, diventa un ordine del giorno, agli... con la stessa modifica testa, ovviamente con la dicitura che impegna il sindaco a farsi promotore presso la struttura CEDE di inserire la clausola, questa clausola qui, quindi questa clausola diventa un atto aggiuntivo alla, che modifica in maniera bilaterale l'atto di convenzioni in essere, che comunque sarà modificato per effetto del provvedimento adottato alla delibera di proroga. Grazie, sarà accettato, quindi... Signor Sindaco, ho chiesto la parola. Sì, grazie, ringrazio per la trasformazione in ordine del giorno, faccio nostro l'emendamento che va benissimo, grazie. Passiamo allora alla dichiarazione di voto della delibera in oggetto. Lista civica Giovani Sestesi è assente. Sesto al primo posto, assente. Movimento 5 Stelle, consigliere Tromboni, prego. Sì, grazie Presidente. Come sapete, noi del Movimento 5 Stelle siamo sempre abbastanza scettici quando si parla di comunque destinare per lunghi periodi di tempo i beni della nostra città a dei privati. In questo caso ci rendiamo conto che cioè, sicuramente è stata un'emergenza che ha complicato la situazione previgente. Ci chiediamo se sia stata valutata effettivamente se i 3 anni richiesti fossero tutti quanti necessari o se magari si sono concessi 3 anni perché si poteva concedere 3 anni, se potevano concedere 5 se ne concedevano 5 e via dicendo, quindi per questo ci asteniamo. Grazie. Grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi, prego. Favorevoli. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. Con l'approvazione di questa delibera andiamo a riconoscere e modificare l'equilibrio economico e finanziario finalizzato a salvaguardare e mantenere in essere la gestione della struttura sportiva in seguito alla pandemia da Covid-19. Molte realtà sportive si sono trovate in grosse difficoltà economiche. La nostra amministrazione, su richiesta del concessionario, ha quindi ritenuto opportuno rinegoziare la convenzione con l'obiettivo di mantenere la gestione delle strutture sportive che sono importanti e fondamentali come punto di aggregazione per la nostra città. Voglio ricordare a tale proposito il riconoscimento ricevuto a livello europeo come città dello sport per l'anno 2022. Detto questo, il voto del gruppo Lega Nord sarà favorevole. Grazie. Grazie. Forza Italia, consigliera Rosa. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Pastorino. Grazie Presidente. Allora, prima ho espresso dei concetti, non so se li avete sentiti perché ho visto che c'era un po' di caos lì dalle vostre parti, però va bene. Ecco, mi sono dimenticata di dire una cosa, che comunque il Palasesto è anche in una posizione, diciamo, strategica per il futuro della nostra città, poiché è adiacente alla città della ricerca della salute e al nuovo insediamento, naturalmente, voglio dire, residenziale. Quindi comunque è una struttura in più, un servizio in più al servizio di tutti i cittadini, ma voglio dire è anche un'eccellenza sul nostro territorio che va comunque salvaguardata. Quindi siamo favorevoli come Partito Democratico. Grazie. Gruppo Misto, consigliera Pagani. Grazie Presidente, il mio voto di astensione. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Noi riteniamo che questo passaggio sia indispensabile. Non so, non sono informato nel dettaglio su quelli che potranno essere i programmi futuri, ma sicuramente
anche la venuta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, secondo me, ci vede sicuramente coinvolti. Siamo attaccati, se non fosse altro che per magari sedute d'allenamento, quello che sia. Adesso io sto inventando perché non ho cognizione del dettaglio, però per cui questo passaggio noi lo reputiamo indispensabile e per cui il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie. Fratelli d'Italia, consigliere Bonomelli. Grazie, signor Presidente. Questa delibera ha dimostrato ancora una volta che l'amministrazione è presente e affronta tutti i problemi che possono nascere di ogni genere, quelli anche delle società sportive, ma anche delle società imprenditoriali. Il Covid ha senz'altro creato dei grossi problemi a tutti, dal privato alle imprese, alle aziende. Quindi ritengo che su questa delibera il prorogare di 3 anni la concessione fatta nel 2018 sia un fatto positivo che possa permettere all'azienda che gestirà il palaghiaggio di poter ammortizzare in 3 anni più tutti i costi che ha sostenuto e i minori ricavi che ha avuto nel biennio precedente e probabilmente anche per parte di quest'anno. Eppure positivo il concetto di poter spostare le 5 giornate a disposizione del comune dal periodo 1 novembre, 28, 29 febbraio, che sappiamo sono periodo mesi invernali dove c'è più affluenza di persone, c'è più affluenza di avvenimento, di manifestazioni e quindi un maggior incasso da parte del gestore. Pertanto spostarli da queste date al periodo di 1 marzo, 31 dicembre 23 è ancora una dimostrazione di come questa amministrazione ha a cuore tutti gli operatori della città. Pertanto il voto di Fratelli d'Italia sarà favorevole. Grazie. Consigliere, ricordo l'uso appropriato della mascherina e chi non l'avesse pregato di mettersela. Passiamo ora alla votazione della delibera in oggetto. Rimane l'ordine del giorno? No, no, l'ha fatto suo il sindaco. Okay. Quindi favorevoli? Allora sono 15:18. Contrari? Astenuti? 3. Da remoto, consigliere Achittò. Buonasera, favorevole. Buonasera a lei, mi scuso di non averla salutato prima. Allora, si approva con 19 voti, gli astenuti sono 3. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Come prima? Esatto, come prima. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Da remoto, consigliere Achittò. Non si sente. Non si è sentito, mi scusi. Non favorevole. Dal labiale favorevole rimanga agli atti. Si approva con 19 voti, gli astenuti sono 3. L'immediata eseguibilità. La delibera è approvata. Alla delibera al punto 2, concessione di riqualificazione e gestione in project financing del centro sportivo comunale FAC Tennis, approvazione del riequilibrio finanziario da Covid-19 anche in applicazione dell'articolo 216,2 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 convertito con legge 17 luglio 2020 numero 77. Alla delibera in oggetto non abbiamo nessun relatore, quindi do la parola all'assessore La Miranda. Prego, assessore. Grazie presidente. Con questa proposta di delibera, sempre sul project in oggetto,
nuovamente l'amministrazione propone all'Aula di concedere la proroga di 3 anni al concessionario a seguito della specifica istanza, rilevato che la convenzione sottoscritta, o meglio il contratto sottoscritto nel 30 gennaio 2020, prevede espressamente all'articolo 24 la possibilità di riequilibrare la concessione e conseguentemente il piano economico finanziario a seguito ovviamente anche di situazioni epidemiche di contagio. Con l'occasione il concessionario propone anche un adeguamento delle strutture dell'impianto, anche in parte in forza delle evoluzioni che si sono avute negli ultimi anni su questi tipi di attività, e in particolar modo quindi, oltre a chiederci lo spostamento di 3 anni della scadenza e quindi spostare al 2053, ci chiede la possibilità di convertire un campo di tennis in terra battuta con 4 campi di padel, quindi sempre legato all'attività sportiva del tennis, solamente che viene riconvertito questo tipo di campo con 4 ad hoc per il padel, di cui 3 coperti e 1 scoperto. Al tempo stesso poi viene confermato ovviamente a decorrere dal 6° anno, nonostante l'introduzione di questa ulteriore lotto, a partire dal 6° anno la corresponsione di 10.000 euro di canone di concessione. In particolar modo il lotto 7, che è appunto il lotto che viene aggiunto nell'accordo contrattuale, cuba complessivamente lavori per 455.707 ed in particolar modo nell'addendum che si rende necessario fare al contratto vigente, l'articolo 3 introduce all'articolo 4 del contratto di concessione il comma 6 bis, dove disciplina esattamente i lavori e le modalità entro cui devono essere fatti. E in particolar modo, tanto è vero, si propone la modifica del cronolavori con lo spostamento dell'obbligo di ultimazione i lavori entro la fine dell'anno 2023. Questa è la proposta complessiva di adeguamento sia in termini di scadenza che di implemento poi delle opere e dei lavori. Grazie. Grazie Assessore, apro la discussione. Consigliere Lombardo si è prenotato. Grazie Presidente, preventivamente chiedo i 10 minuti aggiuntivi, ma non è detto che li usiamo. E questa delibera non è purtroppo per noi, perché le nostre considerazioni quindi non saranno altrettanto lusinghiere, gemella di quella precedente, perché come ha con precisione spiegato l'assessore, fa un passo in più rispetto alla richiesta di proroga di concessione ex lege, che ovviamente su quale ci troviamo d'accordo, perché presenta una modificazione rispetto a quella che è la strutturazione del progetto rispetto all'impiantistica interna, in particolare la trasformazione di un campo la realizzazione di 4 campi da padel, 3 coperti e 1 scoperto, attraverso la sostituzione per questo scopo di un campo da tennis e di una porzione di un'area scoperta destinata a spazio per il ballo e le feste estive. Noi, a differenza della prima proposta di liberazione, che aveva anche un percorso nato più lontano rispetto a questo mandato, già nel marzo del 2017 aveva visto l'avvio del suo iter e che in qualche modo anche in quella seduta aveva anche recepito nella sua formulazione delle proposte emendative che in qualche modo ne avevano arricchito la valenza del progetto e che nel corso del tempo ha mantenuto, diciamo, immutato quello aspetto, qui ci troviamo di fronte a un progetto che già dalla sua genesi ha subito una serie di modificazioni, per cui sicuramente oggi non possiamo più riconoscere in questo progetto quello che era l'atto originario nel suo spirito complessivo. Abbiamo anche chiesto in commissione di avere maggiori delucidazioni rispetto a quelle che ovviamente legittimamente l'operatore fa delle richieste di modificazione rispetto anche alla destinazione d'uso di parte degli spazi assegnati, ma ovviamente ci è stato risposto che ovviamente atteneva alle valutazioni economiche complessive che l'operatore fa e come è stato testé anche, diciamo, in qualche modo ammesso attenente anche a quelle che sono i variare dei gusti che negli ultimi anni anche in termini di proposta dell'offerta sportiva è stato formulato. Prendo atto che ovviamente
ci sono chi si assume il rischio ha, diciamo, l'onere di presentare un progetto che in qualche modo ne garantisca la sostenibilità e ovviamente quindi realizzi quello che il, diciamo, il progetto ha stabilito in termini di proposte, di migliorie, di qualificazione e nella sua compensazione economica in qualche modo soddisfi, oltre alle esigenze interne di sostenibilità, anche quelli che sono gli oneri che pone a carico, che assume verso la collettività pubblica attraverso appunto il pagamento del canone. Sicuramente quindi, se Roberto ha fatto questa scelta, noi non possiamo, diciamo, in qualche modo discutere. Discutiamo però il fatto che dal punto di vista tecnico ci troviamo di fronte ad un'ennesima modificazione del progetto, che in qualche modo comunque ne ha modificato quello che, diciamo, è stato l'ambito iniziale, che magari in qualche modo è stato offerto alla platea dei potenziali interessati per la loro, diciamo, partecipazione o meno alla proposta. Ecco perché non ci sentiamo di avvalorare questa seconda parte. Si fosse trattato di un atto che era possibile votare per parti separate o di due atti distinti, cioè l'atto della prorogazione e poi l'atto, diciamo, della modificazione, magari avremmo assunto una posizione diversa. Così per noi ci risulta alquanto critica la possibilità di poterne sostenere l'atto. Poi magari su altre argomentazioni i colleghi, se riterranno opportuno, integreranno questo mio primo intervento. Grazie intanto. 6 minuti, 17. Grazie consigliere Lombardo, ci sono altri interventi? Sì. Consigliere Vino? Prima... Vabbè. Buonasera consigliere Vino. Sì, buonasera a tutti, scusate per il ritardo, ma il lavoro che faccio purtroppo ogni tanto mi impedisce di essere preciso e puntuale come ho sempre fatto. Mi spiace non aver potuto partecipare alla precedente delibera, perché la precedente delibera avremmo sicuramente come gruppo dato un voto favorevole, cosa che magari non riusciamo a poterlo fare in questa delibera, perché appunto, come anticipava anche il collega Lombardo, c'è un insieme di decisioni da prendere e che quindi queste decisioni fanno a cazzotti l'un con l'altro. Se fossero state due scelte completamente diverse, probabilmente si potevano fare sicuramente dei ragionamenti diciamo diversi da quelli che poi andremo a spiegare in dichiarazione di voto. Ci lascia anche un pochino così, un po' di amaro in bocca, quando in sede di commissione a una richiesta nel merito se era stata approfondita la questione di questa proposta, la risposta da parte dei tecnici è stata che è stata fatta un'analisi quantitativa, quindi non si è entrati nello specifico, ma appunto è stato abbastanza generico. Vorrei anche dare un'altra lettura, o meglio, ci sono altre due letture da dare in queste circostanze. La prima è, banalmente, potremmo dirvi, ancora una volta siamo in balia di un privato e quindi voi avete delegato gli impianti sportivi al privato. Oppure potremmo dare un'altra lettura, che è quella che il privato, ancora una volta, in difficoltà, si trova costretto a trovare delle idee perché quello che sta per fare si possa reggere. Perché cambiare da campo da tennis, spazio all'aperto, in padel, perché probabilmente il padel in questo momento è di moda, chiamiamolo così, è facile per fare come una scelta imprenditoriale, però non vedo l'amministrazione, la presenza dell'amministrazione in questo caso. Quindi, ripeto, si potrebbe dare una doppia lettura. Noi diamo quella che l'amministrazione non c'è, come al solito, e che ancora una volta il privato è chiamato a rimboccarsi le maniche per l'ennesima volta a trovare una soluzione per poter rimanere come azienda, come società, in piedi. Per quanto riguarda poi la dichiarazione di voto, più tardi diremo quello che poi è la nostra scelta. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vino. Consigliere Ghezzi, prego. Grazie, presidente. Buonasera a tutti i cittadini. Ma da assiduo frequentatore del centro Falck e appassionato di tennis, diciamo che colgo positivamente il mantenimento dell'utilizzo della racchetta, posto che adesso effettivamente... confermo che il padel sta riscuotendo un certo successo, per cui ben venga il fatto di aiutare un operatore comunque a esercitare
a provvedere ad una ristrutturazione di un centro che, ahimè, ha veramente sofferto per lungo tempo un decadimento e adesso soltanto sta vedendo una rinascita. Personalmente devo dire che ultimamente vedo in tutte le settimane un affluire di folla e quindi vuol dire veramente che sta ripartendo, le attività all'interno stanno ripartendo con il passo giusto. Quello che personalmente a me sta a cuore, adesso io ho sempre difeso il tennis per così una visione molto egoistica personale, però va bene anche il padel, voglio dire, il punto che ci sta a cuore però sono le bocce. Anche perché noi come civici abbiamo sempre difeso questa parte e ci aspettiamo e lavoreremo sicuramente come maggioranza per cercare di avere la bocciofila ancora efficiente nel minor tempo possibile e sono certo che il sindaco su questo si adopererà, per cui sicuramente almeno il mio voto sarà favorevole. Grazie. Consigliere Leo, ha chiesto la parola. Ah, ho visto che ha alzato la mano, no scusi. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Passiamo allora alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino. Le parole del consigliere Ghezzi hanno confermato sostanzialmente quello che è la nostra idea. Cioè, una volta il privato si trova a dover scegliere pur di rimanere in piedi come struttura a fare l'ennesima scelta da privato senza che tra virgolette ci sia un sostegno, un supporto, chiamiamolo come vogliamo, o anche la stessa presenza da parte dell'amministrazione. E questo è grave perché l'amministrazione solitamente i temi e i problemi li deve governare. Facciamo veramente fatica a dare, come dire, un voto contrario e allo stesso tempo un voto favorevole, per questo che la scelta ricadrà poi in un'astensione, perché è un peccato davvero non poter dare il proprio contributo a un qualcosa in cui si crede. E in questo caso voi ci avete messo nelle condizioni di non poter scegliere. Quindi il voto è di astensione, grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Tromboni, prego. Grazie Presidente. Se già la delibera precedente ci eravamo astenuti perché ci sembrava che il fatto che venisse accettato il prolungamento di 3 anni senza neanche valutare se effettivamente 3 anni o sia al massimo fosse ciò che era necessario in questo caso, le argomentazioni che hanno già illustrato ampiamente i nostri colleghi di opposizione ci trovano concordi, nel senso che in questo caso c'è anche una modifica al progetto, modifica che tra l'altro andrebbe a far perdere un'area festa all'aperto che riteniamo possa essere più di pubblica utilità rispetto a un singolo campo per uno sport, anche se emergente in questo momento, e quindi noi voteremo contro. Grazie. Grazie, lista di Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente. Devo dire che la discussione sia nella precedente delibera che nell'attuale evidenzia proprio punti di vista diametralmente opposti. Chi si astiene sulla rimodulazione del PEF di una delle poche strutture attualmente funzionanti su ghiaccio nell'Interland? Chi vuole intervenire nelle opportunità di investimento di privati? No comment. Ritorniamo alla concretezza nell'utilizzo delle opportunità che si presentano. Il nostro voto è favorevole, grazie. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. Anche per quanto riguarda la presente delibera, vale la stessa considerazione della precedente, ovvero salvaguardare le strutture sportive della nostra città, evitando di avere strutture sportive degradate e non consone a una città come la nostra Sesto San Giovanni, che non dimentichiamo è la settima città della Lombardia. Direi che siamo sulla strada giusta con il coinvolgimento di operatori privati che hanno messo risorse economiche a disposizione della comunità.
Questa è una scelta politica che rivendichiamo come amministrazione. Detto questo, il voto del gruppo Lega Nord è favorevole. Grazie a lei, consigliere Forza Italia. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliere Lombardo. Grazie Presidente, noi ci preme spiegare soprattutto oltre che a questa onorata assemblea anche ai cittadini e le cittadine che ci ascoltano e che quindi ovviamente che saluto e anche in queste fasi finali dei consigli comunali le motivazioni del nostro perché voteremo contro quest'atto. Noi non abbiamo nessuna azione contraria o negativa nei confronti dell'azione privata, nei confronti dei privati, non è neanche un giudizio negativo nei confronti dell'operatore, ma noi fortemente rivendichiamo il ruolo di governo dei processi, degli interessi pubblici che un'amministrazione fa rispetto agli interessi generali e agli interessi singoli. Ecco perché noi su questo provvedimento convintamente votiamo contro, non è un giudizio, ripeto, sull'operatore né sulla singola manovra, ma ad esempio sul fatto che appunto, come diceva anche il collega del Movimento 5 Stelle, un'area dedicata a spazi pubblici, a socialità eccetera, venga ridimensionata per interessi. Mi dicono, io non sono poco fruttore dello sport e fisicamente si vede che il padel rispetto al tennis obbliga al gioco in coppia rispetto al tennis in cui questa è una scelta, quindi sicuramente aumentano anche la platea. Io sono per il doppio gioco, non doppio giochista, ma sicuramente però rispetto agli interessi di parte, diciamo così, di una piccola platea, quelli generali per noi sono fondamentalmente, diciamo, non tutelati. Ecco perché votiamo contro. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Pagani. Sì, grazie Presidente. Il mio è un voto di astensione, in questo caso condivido le obiezioni che sono state fatte dai colleghi dell'opposizione e soprattutto sono molto d'accordo sull'analisi del fatto che si votano a diverse cose contemporaneamente e non ci può essere in tutte le cose lo stesso giudizio. Io credo che anche nel merito delle osservazioni fatte nessuno volesse entrare, come dire, a gamba tesa, come si dice, sulle decisioni del privato, sulla libertà di decidere del privato. La questione è molto più complessa, ma anche più insinuosa da un certo punto di vista, perché poi quella che è la definizione che dovrebbe essere il punto fondamentale dell'amministrazione comunale è la difesa dell'interesse pubblico che va concertata con l'interesse privato. Questo è il senso. Grazie consigliera Pagani. Amiamo Sesto, consigliere Carpani. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti i presenti e chi è collegato da remoto. Il nostro voto sarà favorevole e secondo noi ben vengano i privati che investono sulla nostra città, perché se danno una mano a riqualificare spazi che sennò sarebbero stati persi, credo che sia un'opportunità da cogliere. Grazie. Fratelli d'Italia, consigliere Bonomelli. Grazie signor Presidente. Dunque, volevo fare due considerazioni. La prima, direi che una fotocopia della delibera precedente, la proroga della concessione. La seconda, quella che si sta dibattendo qua, di interessi pubblici, interessi privati, è addirittura di lasciare a un privato l'idea di cambiare delle attività. Beh, voglio ricordare una cosa. Prima di tutto bisogna sapere anche di che cosa si parla. Il privato, il manager di un'azienda privata, una delle cose che fa per la gestione della sua società, per l'incremento degli introiti, per gli utili e per la durata dell'attività, è quello di analizzare il mercato. E arriviamo nel discorso. Si sta discutendo che un campo da tennis e un pezzetto di area per le feste, che anche qui le feste non so che cosa saranno, vuole destinarlo a 4 campi di padel. E qui andiamo nelle cose. Che cos'è il padel? Perché mi sembra che qui poca gente, io non ero informato anch'io, poi sono andato a informare. Allora, il padel è un altro gioco con le racchette, fatto in maniera diversa. È un po', vogliamo dire, più simile allo squash che al tennis. Però il pubblico, il cittadino italiano, lo sportivo italiano, negli ultimi 3 anni,
si è avvicinato a questo sport che 3-4 anni fa era poco sconosciuto, quantomeno in Italia, ed ha aderito con progressioni veramente notevoli. Ho letto che nel 2020, poi pertanto parliamo prima di pandemia, gli iscritti alla federazione di tennis erano 320.000. Situazione stabile. Gli iscritti a padel nel 2020 erano 110. Come? Ah, 110.000. Pertanto è un'attività in sviluppo. Dal punto di vista economico, incassa 4 volte di più. Soddisfa le esigenze del privato, dello sportivo privato. È un privato che vuole investire, e va bene che nella città, giusto, ha detto un collega, vogliamo i privati che rimettono in ordine gli impianti sportivi che erano decaduti. La invito pertanto a concludere. Pertanto il voto di Fratelli d'Italia è favorevole. Grazie. Passiamo alla votazione della delibera. Favorevoli? Favorevoli 15, contrari 5, astenuti 2, da remoto consigliere Chittò. Mi sentite? Sì. Contraria, grazie. Prego segretario. Si approva con 15 voti, i voti contrari sono 6 e gli astenuti 2. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 15. Contrari? 5. Astenuti? 2. Da remoto, consigliera Chittò? Contraria. Parola al segretario. Allora, si approva come prima con 15 voti, i voti contrari sono 6 e gli astenuti 2, l'immediata eseguibilità. La delibera approvata. Passiamo ora alla delibera, al punto 3. Approvazione del regolamento dei servizi abitativi transitori in applicazione dell'articolo 23,13 della legge regionale dell'8 luglio 2016, numero 16. Alla delibera abbiamo il relatore di commissione, consigliere Vino, tempo 5 minuti, a facoltà di parola. Prego. Grazie, grazie Presidente. Nella mia relazione citerò due parole, una è SAT e l'altra è SAP, che stanno per servizi abitativi transitori, e SAP sta per servizi abitativi pubblici, così giusto da precisare, come ha detto in sede di commissione l'assessore D'Amico, e ho apprezzato onestamente questa precisazione. Dicevo, questa sera discutiamo, e la maggioranza sicuramente approverà, il regolamento dei servizi abitativi transitori chiamati SAT. Questo tema tocca due ambiti, come diceva l'assessore all'inizio, uno abitativo in termini di case e l'altro in termini di sociale. Prende appunto la parola l'assessore D'Amico, che illustra e precisa per quanto di sua competenza, partendo da una precisazione, cioè tutte le persone che avranno la possibilità di poter accedere al progetto SAT dovranno seguire un programma di recupero della propria autonomia. Questo in riferimento alle politiche abitative, dice, devo tornare un pochino indietro, precisando che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione una situazione che era molto critica, dove si erano evidenziate un numero di assegnazioni altissimo al di fuori della graduatoria, che in diversi sistemi e con diversi metodi che sono stati ritenuti tutti non corretti, ma non da noi, sottolinea dicendo, sistemi non corretti per il quale gli stessi dirigenti e funzionari che hanno dichiarato l'insussistenza dei documenti che attestano il motivo per il quale quelle persone fossero state scelte, cioè, è precisa, c'è stato un grosso problema in passato con la precedente amministrazione sulla documentazione
relativa al motivo per il quale un tale e una determinata famiglia aveva accesso ad un determinato servizio alternativo e quindi in deroga alla graduatoria di base del SAP, e questo comportava una spesa altissima per l'ente pari circa 1.400.000 euro all'anno, che ha causato un danno molto importante. Queste sono parole dell'assessore. Continua l'assessore. Noi abbiamo dovuto sistemare questa situazione, abbiamo dovuto riportare l'ordinarietà nell'assegnazione delle case basandoci sui bandi SAP con l'assegnazione di abitazioni definitive e quindi non temporanee. Chi in base alla graduatoria ha diritto viene ad avere un'abitazione che se ne continuerà a pagare, viene ad avere un'abitazione, chiedo scusa, se continuerà a pagare quella quota di affitto in base al reddito aggiungendosi alle spese condominiali, rimarrà per tutta la vita in quella casa. Quindi continua l'assessore, dopo aver messo in sicurezza tutto il settore, introduciamo in base alla legge regionale un'opportunità che è quella dell'assegnazione di un'abitazione a tempo determinato, rivolto a persone che partecipano ad un percorso che le deve poi portare l'autonomia, e per fare questo si rende necessaria l'approvazione del regolamento in Consiglio Comunale questa sera. Questo regolamento va a toccare un certo tipo di persone che, per fare degli esempi, hanno lo sfratto esecutivo o hanno gravissimi problemi che ha causato la perdita dell'abitazione, e quindi il regolamento che si applicherà possa assegnare temporaneamente l'abitazione, un'assegnazione che va da 6 a 24 mesi con la possibilità di rinnovo di 12 mesi, e i bandi previsti saranno uno o due al massimo all'anno, considerando che il SAT non è l'anticamera del SAP. Questo perché ci siamo trovati casi che sono entrati per 12 mesi in modo temporaneo e sono ancora lì dopo 8 anni. Noi consideriamo sbagliato, dice l'assessore, consegnare un'abitazione temporanea e poi, anche se c'è una regola che dice che devono uscire e poi lasciarli comunque dentro tutta la vita. A quel punto prende la parola l'assessore Pizzocara per quanto riguarda la parte di sua competenza, che sottolinea il fatto che è importante mettere in evidenza la visione strategica per quanto riguarda il sistema dei servizi sociali, che ha necessità di poggiare su un'agenzia case e di poggiare su soluzioni abitative temporanee di Housing First, che nella missione 5 del PNRR, capitolo C2, ci ha visto partecipare con il comune di Cologno Monzese per l'Housing First al fine di progettare in una filiera che verrà composta dai SAT, che oggi andiamo a vedere in particolare il regolamento, e quindi poi ci sono tutte le altre soluzioni di tipo di residenza per i vari contesti sociali e familiari. Questo perché non c'è un'unica soluzione per tutti i nuclei familiari con fragilità. Quello che vorremmo andare a studiare è un sistema che risponda a ciascuna fragilità, dice l'assessore, con uno strumento specifico idoneo alla famiglia in quel momento del loro percorso di vita, che non è sempre solo un'abitazione to cure, e lo vediamo oggi quando siamo di fronte a famiglie con sfratti di abitazioni private, perché spesso non riescono a raggiungere misure regionali come la morosità incolpevole, perché di fatto lo sfratto lo subiscono per incolpevolezza o comunque perché nell'iter procedurale non riescono a riportare a questi canoni. Allora vuol dire che spesso, come i servizi sociali, incontriamo famiglie che non sanno gestirsi le finanze familiari o non sanno gestire le priorità familiari, oppure abbiamo famiglie che per perdita di lavoro, perdita di stabilità, si trovano in difficoltà, ed è importante che il comune abbia uno strumento ma che possa funzionare in modo specifico. Poi prosegue nelle ripetizioni del primo intervento dell'assessore D'Amico fino ad arrivare a parlare dell'articolo 6, che sembrerebbe il fulcro del regolamento stesso, perché dice l'assessore ci va ad indicare quelle che sono le fasi del procedimento e quelle che sono le attività del nucleo tecnico di valutazione, facendo presente l'importanza degli allegati 1 e 2, e a quel punto illustra gli allegati e le modalità di valutazione e attuazione in base ai requisiti. Un'altra cosa che emerge in modo particolare è che gli alloggi a disposizione sono 3, e poi ripete lo stesso pensiero dell'assessore D'Amico, che il SAT non garantisce l'accesso al SAP. Successivamente poi ci sono stati gli interventi di consiglieri e del sindacato del comitato inquilini, in ultimo quello di Silvia Lauro, che è del sindacato inquilini, dove semplicemente ha aggiunto una precisazione che tutto questo è partito grazie alla sollecitazione del comitato inquilini,
che dopo aver avuto la possibilità di partecipare è riuscito a ottenere questo. Di tutta risposta l'assessore, ahimè con toni poco gentili, e se non mi volete credere vi invito ad ascoltare la registrazione, precisa che il SAT non è la soluzione unica e univoca per chi viene sfrattato, è l'unica soluzione che ha stare in, è l'unica soluzione che ha a stare in macchina, perché altrimenti saremmo tutti persi. Sottolinea, ripeto, gli appartamenti sono 6 e dopo che hai avuto 6 sfratti hai finito i SAT, in più hai finito, appunto diceva i SAT, sono soggetti che magari stanno dentro 3 anni perché non hanno attivato nessuno strumento in tutto il periodo dello sfratto, quindi accesso secondo, primo accesso, secondo accesso, terzo accesso, che sono la tipica dinamica che avviene a Milano e quindi anche a Sesto. E siccome le case non sono infinite, prosegue ammettendo semplicemente che, appunto, grazie all'intervento del comitato, comunque del sindacato, si è potuto, come dire, lavorare su questo tema. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vino. Siamo andati un po' oltre, ma era giusto che lei terminasse. Diamo la parola per la discussione, per la presentazione della delibera a 2 assessori, quindi il tempo sarà suddiviso in 2. Da remoto do la parola all'assessore Claudio D'Amico. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Spero che l'audio sia buono. Si sente bene. Bene. Io ringrazio l'assessore Pizzocchiera, la mia collega, perché abbiamo portato avanti insieme questo provvedimento, che è un provvedimento che riteniamo importante, perché grazie alla possibilità che ci dà la legge regionale, ora usciti dal predissesto che ci ha tenuti anche un po' bloccati, abbiamo la possibilità di inserire nei nostri regolamenti e quindi a poi applicare anche questo nuovo tipo di provvedimento, che va a toccare una fetta delle problematiche e cercare di risolvere una fetta delle tante problematiche legate al settore della casa, ma non solo, al settore del sociale. Perché questo è un provvedimento, perché dico che abbiamo portato avanti insieme, un provvedimento che è sì un provvedimento che assegna delle abitazioni in modo assolutamente transitorio, ma le assegna in base a un percorso di autonomia che è seguito totalmente dalla parte sociale. Quindi un percorso che verrà affiancato dall'assegnazione di un alloggio per quel periodo, un percorso che deve servire a una famiglia a ritornare ad essere autonoma e essere in grado di poter trovarsi o sul mercato libero o eventualmente, potrà nel frattempo partecipare ai bandi sulle assegnazioni di case popolari SAP, trovare una sistemazione definitiva. Se avrà diritto potrà entrare nel SAP, se no la si deve aiutare a trovare una soluzione. Devo dire che in commissione, come il consigliere Vino ci ha appena spiegato, la discussione è stata lunga e ampia, abbiamo dedicato molto tempo per la presentazione e la discussione di questo regolamento, e credo che sia stata un utile scambio di idee e un utile momento di approfondimento, senza avere il cronometro come in consiglio comunale abbiamo, che ti dà i detti tempi. In commissione riusciamo ad avere una possibilità di parola molto più lunga, quindi a tutti i consiglieri possono fare domande e noi possiamo rispondere in modo molto approfondito. Quindi il lavoro di commissione credo che sia stato utile, però è giusto qua in consiglio comunale elencare un po' i temi, oltre a quello che ha detto il consigliere Vino, che è inutile che ripeto perché l'ha già toccato lui, ha già praticamente fatto un buon quadro di quello che avevo espresso in commissione. Vorrei sottolineare però che
un punto che forse non era chiarissimo. Il numero di bandi che noi prevediamo con questo regolamento è un bando annuale, perché la legge regionale prevede che l'offerta per alloggi temporanei sia un'offerta legata a un certo numero di alloggi che viene deciso nelle riunioni dell'ambito. L'ambito per il nostro ambito è Sesto San Giovanni Colonio, con la partecipazione di Aler. Quindi noi in quella sede decideremo quante abitazioni mettere per i SAT ogni anno, e per quell'anno ci sarà il bando. A fine anno il regolamento prevede che si chiude e si ripresenti se una persona ha ancora necessità e non ha avuto un'assegnazione nell'anno precedente, può ripresentare la domanda l'anno successivo. Sicuramente se è un reiterare la domanda sarà aiutata dagli uffici, perché se ci sono alcuni documenti che sono gli stessi potrà avere e ripresentare. Queste sono cose molto, molto semplici da fare. Però il fatto dell'annualità, lo dico perché ci sono poi degli emendamenti proprio su questo, il fatto dell'annualità, anche il nostro ufficio legale ci ha riportato sempre la necessità di dare dei termini ben precisi, soprattutto perché l'annualità è quella relativa anche all'ISE, che ogni anno viene aggiornato, e quindi dare dei tempi certi, annualità solari, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre, è l'unico modo per dare tempi certi, evitare ricorsi, dare anche la possibilità agli uffici di organizzare le assegnazioni e il controllo delle assegnazioni in modo corretto. Il resto del sistema per l'assegnazione, per la creazione di una graduatoria, ve lo illustrerà poi l'assessore Pizzocchera, perché si entra sulla parte sociale. Quello che io voglio ribadire, devo dirlo questa sera in modo forte, è che questo provvedimento non deve essere considerato come un primo passo per poi avere la casa definitiva pubblica. Assolutamente no. Questo è un provvedimento che dà la possibilità al servizio sociale, nel caso di programmi di famiglie che seguono un programma per riuscire a riprendersi in mano la propria vita, riuscire ad essere autonomi, aiutati da assistenti sociali, da tutte le persone che sono in grado di dare questo sostegno, dargli una boccata d'ossigeno. E questa boccata d'ossigeno sarà data da delle abitazioni che noi ne abbiamo già individuato qualcuna, che sono quelle concludere. Che, sì, e concludo, che sono state assegnate tempo fa agli sfollati da quella casa che malauguratamente, quella casa privata che scoppiò per una fuga di gas, e noi allestimo alcune abitazioni per aiutare gli sfollati. In queste abitazioni ci sono già le cucine, ci sono alcuni mobili, soprattutto quelli basilari, con i bagni e le cucine. Perché abbiamo pensato di iniziare da lì? Perché il bando SAT deve essere, e la casa SAT deve essere considerata veramente una sistemazione temporanea e non la sistemazione definitiva dove tu la dai vuota e l'inquilino se la arreda come preferisce lui, ma una casa temporanea dove tu hai già delle minimi assegnazioni di mobilio base per vivere, in quanto tu sei lì temporaneamente. Ecco, questo è un punto che dobbiamo ricordare. Adesso lascio, visto che il mio tempo è terminato, lascio anche la parola al Presidente, che la può passare all'assessore Pizzocchera. Grazie, quindi proseguiamo con l'assessore Pizzocchera. Prego, assessore. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore D'Amico per aver inquadrato il regolamento e la tipologia di servizio che andiamo a discutere questa sera. Tolgo la mascherina che forse si sente meno battato. Dunque, come abbiamo già ribadito in commissione e tengo a ribadire oggi, è al centro di questo modello
è sviluppare autonomia. Lo spirito che guida anche le politiche di questi mesi, di questi anni, le politiche sociali a più livelli, è proprio quello di accompagnare le fragilità verso diversi livelli di autonomia. Perché quindi abbiamo pensato a questo modello? Come giustamente ha centrato l'assessore D'Amico, le abitazioni sono abitazioni temporanee, questa temporaneità deve essere l'elemento che le contraddistingue rispetto ad altri strumenti di tipo sociale legato all'abitazione. Ecco che nell'analisi con gli uffici di che cosa fosse andato in qualche modo storto nelle progettualità precedenti, è emerso fortemente questa incapacità di avere il modo per valutare se un nucleo è realmente o meno in grado in breve tempo di riguadagnare quell'autonomia sufficiente e necessaria per poter andare o sul mercato privato o su un mercato concordato, a canone concordato. Ricordo che proprio in questi giorni Aler ha messo a disposizione, intende mettere a disposizione 36 alloggi proprio a canone concordato, oppure appunto avere l'opportunità di accedere al SAP. La capacità quindi concreta di raggiungere l'autonomia in 6 mesi, in 24 mesi o in 36 mesi, perché il nostro regolamento, a differenza della delibera regionale sui SAT, allarga, amplia l'opportunità in determinati casi e in determinate situazioni al raggiungimento addirittura dei 36 mesi. Di raggiungere appunto questo livello di autonomia o di passare, nel momento in cui partecipano a bando SAP, all'alloggio SAP. A chi si riferisce quindi questo, a chi facciamo riferimento? Facciamo riferimento alle due categorie individuate proprio da Regione Lombardia: da una parte una categoria specifica, cioè tutti quei soggetti che sono oggetto di procedura esecutiva di rilascio degli immobili, più o meno già eseguita, o una categoria più generica di nuclei familiari che per un evento clamoroso, inaspettato o per una situazione totalmente imprevedibile e incapaci di fronteggiare con altre misure, hanno necessità di accedere ad un alloggio temporaneo. In questa ultima categoria, soprattutto i nuclei privi di alloggio che necessitano di un'urgente sistemazione abitativa, l'evento deve essersi verificato al più tardi nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda o all'entrata in vigore di questo regolamento. Prendiamo in considerazione anche una tipologia di famiglie che non troviamo all'interno della delibera regionale, ossia quel nucleo lo troviamo nella lettera F, nell'articolo 2 lettera F, nuclei familiari che abbiano già conseguito l'assegnazione di alloggio SAP, quindi o ALER o comunale, ma siano ancora in attesa della consegna. In questo modo possono avere una sorta di paracadute. In questo caso e nel caso di calamità non dovranno accedere, non saranno obbligati a accedere a uno dei requisiti principali per l'accesso, cioè sottoscrivere un programma di autonomia. Quindi la questione del programma di autonomia viene ad avere un valore tale
e anche la capacità di questo nucleo, la messa a disposizione di forze da parte dei servizi sociali per accompagnarli all'interno ad attraversare le loro difficoltà, è tale per cui questo è il motivo fondante il limite dell'anno solare. Perché se noi non appunto non mettessimo questo limite, con più maggiore difficoltà potremmo eventualmente rivalutare la famiglia. Porto l'esempio: nel momento in cui una famiglia fa domanda al SAT, viene colloquiata, intraprende il programma di autonomia anche quando è in graduatoria, perché questo ovviamente è un servizio che continua ad essere offerto alla famiglia, nel momento in cui scade l'anno solare, loro devono rifare la domanda, ricaricare il loro ISE, verranno anche rivalutati e quindi il punteggio, grazie ai successi ottenuti nel conseguimento del programma che tutti noi ci auguriamo, potrà addirittura salire e quindi avere maggiore opportunità di accedere con il nuovo anno. E questo è un elemento fondamentale, in modo tale che tutti, insomma, possano avere l'opportunità di mettersi in gioco. Il programma, e questo è anche un altro elemento caratteristico, non inizia necessariamente nel momento in cui il nucleo fa domanda di SAT, ma il sistema che stiamo mettendo in campo in ambito con Cologno Monzese e in accordo con la prefettura e con il Tribunale di Monza, è quello di riuscire ad avere il primo contatto con le famiglie al primo accesso. Questo ci consente di conoscerle prima prima di un'esecuzione o comunque di una situazione più drammatica per la famiglia e accompagnarla. Laddove questo non è possibile, chiaramente iniziare nel momento in cui fanno la domanda già il programma gli consentirebbe di rivalutare la loro posizione allo scadere dell'anno solare. Credo di avere detto tutto, do solo un piccolo accenno per quanto riguarda la griglia valutativa. La griglia valutativa che noi abbiamo allegato in una prima fase vi sono dei punteggi che decrescono al decrescere dell'urgenza nel rilascio dell'appartamento. Quindi più l'urgenza è presente e maggiore punteggio hanno. Nell'allegato 2 invece ci sono tre ambiti: l'ambito, il quadro connotativo, cioè quelli che sono delle caratteristiche in qualche modo misurabili perché già in essere, peserà 2/3. Il quadro denotativo, che nel momento in cui il nucleo è già conosciuto ed ha già intrapreso il programma, ma peserà 1/3, appunto se è già stato attivato un percorso con loro e sono conosciuti, chiaramente il punteggio più facilmente sarà più alto nel momento in cui sono realmente attivi sul programma. È chiaro che laddove invece ci sono dei risultati un pochino più difficoltosi, potremo andare ad accedere a un servizio legato proprio allo psicologo. Questo perché non vogliamo trascurare la possibilità che la situazione di grave emergenza subita possa avere causato una sorta di depressione o comunque di situazione psicologica non vantaggiosa ad attività. E l'ultimo quadro attitudinale, anch'esso peserà 1/3. Perché 1/3? Perché è attitudinale, quindi è in qualche modo meno concreto, meno tangibile e meno certo. Grazie. Grazie a lei, Assessore, visto l'importanza anche della delibera. Se abbiamo sforato qualche minuto, poi comunque quando parlerete vi sarà concesso a tutti, non c'è nessun problema. Quindi io apro la discussione a questo momento. Si è prenotata la consigliera Scarangella a seguire. Grazie. Prego, consigliera. I servizi abitativi transitori, come da legge regionale, rispondono di creare
rispondono all'esigenza di creare un osservatorio privilegiato sulle problematiche abitative in modo più ampio e specifico e di regolamentare attraverso un procedimento amministrativo l'ottenimento del servizio da parte del Comune. Il presente regolamento per l'attuazione dei servizi abitativi SAT mette in atto un percorso innovativo e sperimentale che si affianca al normale procedimento per ottenere la casa pubblica SAP, senza andare ad intaccare o a sostituire la graduatoria preesistente. Si tratta infatti di due procedimenti distinti e autonomi con la stessa finalità di fornire al cittadino una soluzione che va a sanare un fabbisogno alloggiativo indispensabile per il benessere del proprio nucleo familiare. La legge regionale individua due categorie di soggetti destinatari del servizio abitativo, una specifica alla quale appartengono nuclei familiari soggetti a procedure di rilascio degli immobili, sfratto per finita locazione o morosità incolpevole, e la seconda sono nuclei familiari con grave emergenza abitativa che hanno avuto l'alloggio inagibile per evento calamitoso. In entrambi i casi si tratta di nuclei alloggiati in locazione privata. Avvalendosi quindi delle competenze professionali già in servizio presso il Comune e attraverso l'esperienza maturata nel settore casa, il progetto prevede una serie di passaggi e di contatti tra le varie figure individuate a sostenere il progetto e contemporaneamente motivare il cittadino a sostenere un percorso di collaborazione e di sostegno individuale e familiare per la riuscita del progetto stesso. Il procedimento di accesso SAT si attiva obbligatoriamente a fronte dell'istanza del richiedente. Inoltre, il nucleo familiare deve possedere gli stessi requisiti per alloggio SAP. Successivamente si svolgerà la fase istruttoria con la presa in carico degli organi responsabili del procedimento, che sono il responsabile agenzia casa, responsabile servizio sociale, nucleo tecnico di valutazione, che valuterà le concrete possibilità di intraprendere il percorso di autonomia economica e sociale in applicazione della griglia valutativa predisposta. Il nucleo assegnatario dell'alloggio SAT si impegna a sottoscrivere un patto di servizio riguardo al suo programma personalizzato per il recupero della sua autonomia economica e sociale, oltre a partecipare ai bandi per gli alloggi SAP. La permanenza nell'alloggio è temporaneo e non deve essere vissuto come un'anticamera per tenere l'alloggio popolare. Da qui la necessità di mantenere costante gli impegni assunti con gli uffici competenti per non disperdere le opportunità maturate attraverso la collaborazione con i servizi comunali. L'intento del Comune è quello di attivare la responsabilità diretta del cittadino, non solo di delega riguardo alle proprie necessità familiari, ma di compartecipazione in prima persona dove viene maggiormente richiesto. Per la nostra città, gli alloggi disponibili per il presente progetto SAT riguarda il 10% delle unità abitative destinatarie dei servizi abitativi pubblici che si renderanno disponibili nel corso dell'anno. Grazie. Grazie consigliera Scarangella. Mi segnalano ancora dei colleghi che c'è qualche consigliere con la mascherina tirata giù, per cortesia. Parola al consigliere Ghezzi. Grazie Presidente, buonasera. Avevo chiesto il raddoppio dei tempi, se fosse possibile. Bene, sono contento questa sera di poter partecipare alla votazione della delibera in oggetto, perché ritengo esprima con toni alti e concreti la sensibilità, la premura e la visione che in profondo stanno a cuore a questo assessorato, a questa giunta e a questa maggioranza. Personalmente, quanto andiamo ad approvare dice molto di quel civismo che dall'inizio è stato tra i principali motori silenziosi ma realmente traenti di questa amministrazione. Siamo cittadini e soggetti politici seriamente e quanto più professionalmente possibili
possibile, impegnati nel tentativo sfidante di perseguire il vero bene comune. Contro ogni speculazione strumentale e mistificatoria, si dica quel che si dica. Il provvedimento di oggi si pone in antitesi a quello che Hegel intendeva per stato etico, ossia uno stato esso stesso dispensatore di libertà e normatore supremo. Noi siamo per uno stato liberale, che si fonda sulla supremazia del diritto e della libertà dell'uomo. In questa visione, avvertendo tutta la responsabilità di lasciare ai nostri figli una società ed un mondo migliore, più socialmente giusto, non possiamo e non vogliamo prescindere dall'iniziativa e dalla collaborazione del singolo, da qualsiasi situazione di precarietà egli provenga. Nel libro La sfida del cambiamento, superare la crisi senza sacrificare nessuno, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, e Lorenza Violini, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, a un certo punto citano: spesso si immagina un sistema nel quale la libertà è un diritto della domanda, dei fruitori di prestazioni, mentre la responsabilità è un dovere della risposta, dell'erogatore dei servizi. Nel sistema ispirato al principio di sussidiarietà viene invece valorizzata anche una responsabilità del fruitore ed una libertà dell'erogatore, che devono essere ugualmente garantite per rendere piena l'espressione della sussidiarietà, rendendola istituzionalmente stabile ed economicamente conveniente. Libertà e responsabilità sono dimensioni imprescindibili di un'azione umana e sono indisgiungibili, perché la libertà a cui si fa riferimento non è fine a se stessa, ma implica in origine l'energia e la prospettiva costruttiva in funzione di un bene per sé e del bene comune. Ebbene, sentiamo addosso tutta la responsabilità di aiutare, accompagnando, perché questo è quello che vogliamo fare, accompagnare. Ma sarebbe una illusione pretestuosa sostituirci alla volontà di costruirsi o di ricostruirsi, che è il diritto ed il dovere più nobile di ciascun uomo. E questo diritto è giusto, e con questo regolamento vogliamo sostenerlo. È per questo che siamo fieri di quanto stiamo per approvare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ghezzi. Si è prenotato il consigliere Tromboni, a facoltà di parola, prego. Grazie, presidente. Chiedo preventivamente il raddoppio dei tempi, anche se non credo di utilizzarli, ma meglio evitare di sforare. Allora, per prima cosa mi verrebbe da dire finalmente. Con ritardo anche il nostro comune si dota di uno strumento previsto da una legge regionale del 2016 integrato al regolamento del 2017. E meno male che la maggioranza in regione è dello stesso colore di quella sestese. Evidentemente ci sarà stato un difetto di coordinazione, considerato che è una misura che non prevede costi per l'amministrazione e aiuta potenzialmente a gestire le situazioni emergenziali che dovessero presentarsi. Ma meglio tardi che mai. In questi ultimi mesi abbiamo prestato come Movimento 5 Stelle una grande attenzione al tema casa, visto anche l'elevato numero di procedimenti di rilascio che l'UNEP di Monza aveva comunicato essere in corso e in procinto di essere eseguiti. Quindi, anche per il tramite dei nostri portavoce regione, abbiamo ottenuto alcuni numeri sugli alloggi SAP a Sesto. SAP, quindi non quelli di cui parliamo questa sera. Si parla di 932 alloggi del comune e 1426 di ALER, per un totale di 2358. Per il SAT, in questo momento, la delibera ci parla di 6 alloggi, poi ogni tanto si parlava di 3, ogni tanto di 6, quindi in realtà non mi è chiarissimo il numero definitivo. Un numero che auspichiamo possa presto aumentare in modo considerevole, perché riteniamo che non possa neanche qualificarsi come una sperimentazione per un territorio come il nostro di oltre 80.000 abitanti, caratterizzato da un'alta tensione abitativa.
sarebbe come fare una sperimentazione per le mense scolastiche con due bambini. Inoltre, il regolamento proposto, a nostro avviso, presenta diverse criticità e vi spieghiamo perché. Secondo il regolamento, il nucleo che si trova in uno dei casi di difficoltà disciplinati dal regolamento, ossia il rilascio dell'immobile a seguito di pignoramento immobiliare o di sfratto per morosità incolpevole o per finita locazione, l'aver subito una calamità o un evento imprevedibile che ha lasciato il nucleo senza una soluzione abitativa o che attendono che sia pronta la soluzione SAP di cui sono già segnatari, presenta la sua domanda in qualunque momento dell'anno. La commissione di valutazione delle domande si trova una volta al mese, facendo una graduatoria delle domande pervenute sulla base dello schemino che avete predisposto e trasmette gli atti al dirigente responsabile che si occupa delle assegnazioni sulla base di tale graduatoria e fino a concorrenza delle case disponibili. Il problema sorge quando le case finiscono e non è un problema solo eventuale, vista la dotazione di questa misura. Secondo il vostro regolamento, la validità dell'istanza è soggetta alla condizione dell'esistenza o della permanenza di alloggi disponibili e scade in ogni caso il 31 dicembre di ogni anno. Ma vi sembra normale che la domanda di un cittadino dipenda dall'esistenza o meno di alloggi disponibili? Magari oggi Tizio si trova in una criticità grave e quindi giustamente deposita domanda. Ma proprio ieri sono finite le case disponibili e quindi la sua domanda viene cestinata direttamente. E magari il giorno dopo l'ufficio accerta la rinnovata disponibilità di un immobile recentemente rilasciato o il consiglio, in sede di aggiornamento del regolamento, inserisce nuovi immobili nella disponibilità del SAT, ai sensi del dell'articolo 11 dello stesso regolamento. E da quel momento le nuove istanze possono essere accettate, perché è tornata la disponibilità. A meno che voi intendiate addirittura dire che se vengono disposte tot case disponibili, anche se queste tornano disponibili prima della fine dell'anno, queste non verranno assegnate fino all'anno successivo perché non sono indicate nel piano iniziale. In questo modo si rischia di generare delle vere e proprie discriminazioni sulla base di elementi che non sono nel controllo dei cittadini. I cittadini non sanno quante case siano ancora disponibili o quando torneranno disponibili e quindi con quale criterio dovranno depositare le proprie domande per essere sicuri che non vengano cestinate? Dovranno ricevere delle telefonate informali dagli uffici che riteniamo siano legittime per depositare le domande il giorno giusto? Non mi sembra né la soluzione più trasparente né quella più efficace. E per questo abbiamo presentato diversi emendamenti alla delibera che discuteremo dopo. Anche se abbiamo visto che è arrivato alle 5 di questo pomeriggio un parere negativo degli uffici sui nostri emendamenti che sembra basato su valutazioni più politiche che tecniche, ma questa è la mia opinione. Inoltre, siamo molto scettici. Scusate, mi abbasso la mascherina, cercavo di mantenerla, ma durante un discorso diventa veramente dura. Siamo molto scettici sui criteri di calcolo delle graduatorie. In primis, in quanto, come già anticipato in commissione, non siamo convinti che i parametri del quadro denotativo e connotativo siano oggettivi. Qual è la differenza tra intraprendente, disponibile e scettico in relazione alla partecipazione ai percorsi formativi? È scettico un cittadino che non partecipa con il sorriso ed è intraprendente chi offre il caffè al docente? Un cittadino che crede giustamente che sia difficile ricollocarsi quando perde il proprio lavoro a 50 anni sarà qualificato come scettico e per questo punito? Riteniamo inoltre che il criterio di calcolo della graduatoria non dovrebbe essere in un file Excel a disposizione degli uffici, come dichiarato in commissione, ma scritto chiaramente nel regolamento, questo sempre per trasparenza. Ad esempio adesso l'assessora nella sua illustrazione ci dava un dato in più che in commissione non c'era, non trovo neanche nei documenti, poi magari sono io che non l'ho trovato, su un terzo, due terzi, questi elementi dove li troviamo? Io non li ho visti nei documenti e secondo me è necessario che siano indicati, cioè non possono essere lasciati alla discrezionalità degli uffici, sennò gli uffici li cambiano e chi lo scopre? Nessuno. E un'altra criticità che possiamo notare è che chi ha subito un evento calamitoso giustamente non gli è richiesta la previa partecipazione al programma di recupero dell'autonomia economica, ma al contempo senza quel programma il nucleo familiare rischia di non avere un punteggio sufficientemente alto per ottenere un'assegnazione temporanea, necessaria magari solo per un paio di mesi per rimettersi in piedi e trovare un'altra soluzione nella fascia economica di alloggio che può permettersi di pagare tale nucleo familiare. E sempre salvo che per loro non si calcoli il punteggio in modo diverso, ma non c'è evidenza neanche di questo, se così fosse non ci risulta che sia scritto. In definitiva, ci sarebbe piaciuto vedere un regolamento veramente focalizzato sulle effettive difficoltà dei cittadini e sugli termini incontro alle emergenze che dovessero verificarsi, non una sorta di gioco a premi per chi ha tempo per partecipare a diversi corsi di formazione con l'entusiasmo richiesto a un venditore porta a porta prima di presentare la domanda.
perché se è giusto, onorevole, forse è anche necessario cercare di aiutare chi non può o chi non è in grado di risollevarsi da solo, non vorremmo che passasse il messaggio che la morosità è incolpevole, sotto sotto è la morosità di qualcuno che non sa portare avanti la sua vita, perché non è sempre così. Qualcuno avrà sicuramente bisogno di aiuto, ma a volte le cose capitano e basta, e non vorremmo che nessuno sia lasciato indietro solo per questo. Grazie. Grazie consigliere Tromboni. Ha chiesto la parola il consigliere Attanasio. Grazie presidente, buonasera a tutti i cittadini. Beh, dico che intanto condivido il discorso del consigliere Ghezzi. Oggi finalmente andiamo ad approvare un regolamento dei servizi, scusate la mascherina, ma fa caldo stasera, eh? Dei servizi abitativi transitori in applicazione a questa legge regionale dell'8 luglio 2016, numero 16. Andiamo a regolare un'opportunità che disciplini i criteri e l'idoneità dei servizi appunto transitori, chiamati SAT, mettendo a disposizione intanto, dico solo intanto, questi 6 alloggi in collaborazione col comune di Cologno e Aler, a famiglie con fragilità che in questo momento hanno bisogno di aiuto e sostegno morale. A suo tempo, me lo diceva anche, noi facciamo le riunioni di maggioranza, già a suo tempo si era già pensato di farlo. Ma adesso, con il predistesto chiuso proprio recentemente nel 2021, è fattibile. Insomma, quindi io ritengo anche che è importante che un comune abbia la possibilità di avere più strumenti, ma che possono funzionare proprio in modo specifico per l'uno o per l'altro. Una progettualità voluta proprio da tutta la maggioranza, in particolare dall'assessore Bizzocchi, che la ringrazio, e i servizi sociali, che in questo periodo si sono visti arrivare famiglie che prima erano nella normalità economica, ma poi con la crisi pandemica e conseguenza perdita di lavoro, perdita di una situazione di stabilità, si trovano in difficoltà, in seria difficoltà. E proprio queste famiglie che arriveranno poi di seguito in graduatoria col bando SAT, ricordiamo, il bando SAT sarà strutturato attraverso una griglia valutativa e un contratto da 6 mesi a 36 mesi. Comunque dicevo che poi faranno un percorso insieme, come diceva anche l'assessore, ai servizi sociali, in modo proprio di aiutarli a trovare una loro autonomia. Comunque questa è una nostra scelta politica, è indiscutibile. Non stiamo dando case in deroga come quelle che abbiamo ereditato, che poi sappiamo benissimo, che cubavano all'ente 1,5 milioni di euro all'anno. Non navighiamo nel torbido, non navighiamo, assolutamente. Ma tutto in maniera trasparente, ci assumiamo tutte le nostre responsabilità senza esternalizzare a terzi quelle che, tra virgolette, si chiama emergenza abitativa. Grazie. Approfitto un attimo, non l'ho fatto prima, mi scuso, si è da remoto, c'è il consigliere Cozza che saluto, scusi consigliere, ma a volte sei preso qua dall'aula e non ti accorgi. Buonasera innanzitutto anche a lei. Ci sono altri interventi? Grazie, buonasera a tutti, nessun problema. Consigliere Leo ha chiesto la parola. Sì, grazie presidente. E chiedo anche il raddoppio dei tempi per non essere interrotto, ma spero di non utilizzarlo su tutto, insomma, il tempo a disposizione. Intanto buonasera a tutti. Devo dire che alcuni interventi, come spesso succede in quest'aula, mi stimolano poi anche a aggiungere, oltre all'intervento che mi sono preparato,
delle considerazioni. Ecco, in particolar modo l'intervento del collega Ghezzi, che è un intervento direi anche di spessore, condivisibile, però secondo me sbagliato nei tempi, forse andava fatto 4 anni fa, caro consigliere. Vi siete riscoperti civici adesso, ma per in tutto questo periodo non vi siamo non pervenuti, insomma, ecco quello che volevo dire. Poi ringrazio comunque la relazione dei colleghi, di Paolo Vino, che ha fatto una relazione, diciamo, precisa, anche perché io ero in commissione, quindi ho potuto sentire tutta la commissione, e è stato anche bravo perché l'ha sintetizzata. E poi ringrazio anche il collega Tromboni, che diciamo da tecnico è entrato nel merito delle cifre. Io invece farò, insomma, anche in modo complementare all'opposizione, un intervento più politico, anche se tutti gli altri sono interventi politici, ovviamente. E quindi quello che volevo dire questa sera è che siamo qui a dibattere e confrontarci politicamente per poi votare questo nuovo regolamento. Come dicevo, ho partecipato alla commissione e me la sono anche risentita per capire ancora meglio, cari colleghi, quello che si sta attuando e che stiamo per votare. Beh, onestamente questo regolamento non mi ha convinto, non ci ha convinto a noi che rappresentiamo il Partito Democratico Sestese. Al di là dello spot ideologico dell'assessore D'Amico, ripetitivo, ridondante come suo stile, ormai facciamo proprio fatica a seguire il ragionamento, che è puramente ideologico e discriminante, sempre e comunque, come abbiamo potuto constatare in questi anni. Dietro questa apparenza di legalità, caro assessore, anche noi siamo per la legalità. Lo abbiamo sempre detto e sempre dichiarato in ogni ambito e in ogni contesto in cui ce n'è stata occasione. C'è di fatto sempre la volontà di discriminare, forse di non capire, anche questo è grave, sulla pelle delle persone e delle famiglie meno abbienti, che nella maggior parte dei casi esiste il reale bisogno di essere aiutati dalla società, in questo caso noi, e poter accedere a un diritto sacrosanto, il diritto della casa. Finalmente, e l'abbiamo sentito anche adesso, poco fa, dal collega Attuglio Attanasio, che ha parlato di emergenza abitativa, finalmente ammettete, come si vede anche nella proposta di delibera, che esiste un'emergenza abitativa, e la cito, quando c'è stato l'incontro con il prefetto Sacconi, no? Lo stesso prefetto di questi anni, no? Quello che ogni tanto dice cose che vanno bene a voi, questa volta però dice cose che probabilmente vanno bene a tutti e che sono sacrosante, e che parla di emergenza casa di Sesto San Giovanni. Quindi con la richiesta di incontro è stata convocata questa riunione, questo incontro, il 22 dicembre del 2021, a seguito della richiesta formulata dal sindaco, nonché anche dall'organizzazione sindacale. Ecco, quindi c'è, in effetti, è stato citato questa emergenza abitativa. Quindi, caro assessore D'Amico, la smetta di insinuare sempre che la gente maschera dietro reali bisogni furberia e non volontà di migliorare la propria situazione sociale. Chi per la propria famiglia, i propri figli, i propri cari non vorrebbe avere una situazione migliore e dignitosa? Se lei pensa che la gente meno fortunata di noi abbia una propria dignità, non abbia una propria dignità, si sbaglia ed è completamente fuori strada. È vero che bisogna far quadrare i conti, siamo noi, anche noi primi a dirlo, ma il nostro ruolo di amministratori non è solo quello. Noi facciamo politica, e se facciamo politica dobbiamo preoccuparci dei problemi della nostra gente. Certo, lei non è Sestese, è qui solo per rappresentare una parte politica da sempre populista, e tra qualche anno o forse prima non sarà più qui. Ma noi ci saremo sempre, perché da Sestesi siamo sensibili ai problemi della città. E questo lo facciamo per spirito di servizio e di gratitudine per questa città, perché ci ha dato tanto. Per la sua storia, per i sacrifici che hanno dovuto sopportare tante famiglie immigrate, figli di immigrati, come le storie di molti di noi, anche se siamo nati qui. Quindi
anche il continuare a ripetere noi non facciamo favoritismi con chi c'era come chi c'era prima, lascia il tempo che trova, è solo propaganda populista elettorale. Se qualcuno si è permesso di fare cose illegali, caro assessore, faccia i nomi, lo denunci, abbia il coraggio, se ne ha, di farlo. Se no lei è, ripeto, una citazione già fatta in quest'aula, visto che anche lei a quanto pare è un cultore del cinema, come lo sono io, che in commissione ha citato il film Rocco e i suoi fratelli, evidenziando solo l'aspetto negativo dovuto alla miseria e alle difficoltà dell'inserimento sociale contestuale. Mi permetto anch'io di ricordare la citazione che ho già fatto in un recente passato in quest'aula. Il dialogo, che non ripeto, tra il colonnello Kurz e il capitano Villard del film Apocalypse Now. Mi spiace dover ricordare anche per lei questo, ma per me è così. Nel merito di questo regolamento per accedere alla residenza temporanea ci sono delle criticità. C'è una zona grigia, caro assessore, di cui lei ha parlato in commissione, che è il tempo che passa tra lo sfratto e la richiesta con l'entrata in graduatoria del richiedente per l'accesso alle dimore SAT. E quindi siamo a dire, ma chi non arriva in tempo, non per malafede, ma per svariati altri motivi, cosa fa? In pratica il concetto che lei ha ribadito e che possiamo sintetizzare con sono fatti loro. Non ha fatto emergere la sua capacità politica di trovare una soluzione diversa. Lei è in malafede perché pensa che anche tutti gli altri lo siano, come molti della sua parte politica. Qualche idea per questo problema? Si sforzi. Nessuna idea? Beh, noi qualche idea ce l'abbiamo e la metteremo a disposizione della comunità. Questo per noi è fare politica seriamente. È finito il tempo delle ideologie per tutti. Contano solo i fatti e le idee per farli noi ce le abbiamo. Caro assessore Pizzocchera, purtroppo stasera ce n'è per tutti, non me ne voglia, ma qui noi facciamo politica. Ho sentito e riascoltato anche la sua relazione, completa forse, ma esageratamente lunga, piena di pause, come se non fosse veramente sul pezzo. Penso e posso dirlo con cognizione di causa che se lei avesse fatto una relazione del genere in altri ambiti, non oso pensare alle considerazioni degli uditori. Non c'era bisogno di portare via tutto quel tempo, infatti la commissione è durata quasi 3 ore, ma andiamo oltre. Nel merito, al di là delle griglie con i vari punteggi che di fatto stabiliranno la graduatoria per l'accesso a questi alloggi, non c'è chiaro il percorso di accompagnamento, come ha anche detto il collega Tromboni poco tempo fa, quindi questo programma di recupero della propria autonomia non è chiaro. Molti dubbi su questo, che risulta non ben delineato. Il suo collega, l'assessore D'Amico, ha detto che voi rispetto al passato non farete favoritismi, ma quali dati oggettivi di valutazione ci saranno se a noi non sono chiari e come verranno analizzati? Molti dubbi. Che tipo di valutazione? Una valutazione che più che oggettiva sembrerebbe alla fine arbitraria e, rispondendo al suo collega con cui condivide la delibera, ammesso e non concesso che volessimo essere anche noi in malafede, chi ci garantisce che i beneficiari delle alloggi non siano scelti con criteri soggettivi più che oggettivi? I parametri oggettivi per voi sono se una persona dimostra di essere intraprendente, disponibile, scettico, non disponibile, oppure arrivare a concludere che la persona che si trova in condizioni sociali difficili, la colpa è sua, che non si impegna, che sottovaluta, che fa il furbo, che è inaffidabile, che è sfaticato, eccetera. Beh, direi, cari assessori alla partita, che queste valutazioni sono degne di un manuale redatto in un periodo oscuro della nostra storia nazionale. Veramente sono sconcertato. E mi suona molto strano non avere le stesse vostre sensibilità pur arrivando da una storia politica forse comune di un lontano passato, però adesso le nostre sensibilità sono diverse, o meglio le vostre sono diverse. Ecco, cari colleghi, visto che voi avete sempre denunciato cose poco chiare del passato, non vi sembra che anche in questo caso manchi un po' di chiarezza? Spero che almeno qualcuno di voi, che ritengo più serio e politicamente capace, abbia posto qualche domanda in maggioranza. È appurato che voi
né qui né in commissione sollevate criticità, anche se il sottoscritto nel ruolo del mandato popolare avuto l'ha fatto anche quando era in maggioranza. Possibile che siete sempre compatti? Ah, dimenticavo, ancora più compatti dopo l'accorpamento preelettorato per cercare di sopravvivere alla sentenza del tradimento a cui molti di voi non scamperanno, e che il falso vernissage di questi ultimi tempi, come fasulli paladini della sanità pubblica, accompagnati dal battage mediatico del maestro un po' spento del selfie, l'assessore Lanzoni, avete di nuovo preso in giro i cittadini, pur sapendo, così come dichiarato la vostra parte politica, che il personale medico sarebbe rientrato in servizio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sesto, come sta avvenendo in modo naturale. E quindi il vostro interessamento è stato palesemente strumentale. Mi meraviglio che tra di voi c'è chi fa da sempre volontariato e si è presentato e si è prestato a questa buffonata, prendendo in giro la cittadinanza. Ritorniamo a bomba. Leggendo la proposta di delibera, leggiamo di disagio abitativo. Leggo: considerata la riunione avente ad oggetto l'emergenza casa di Sesto San Giovanni, che è qui. Ma assessore D'Amico, è un errore del funzionario che ha scritto la delibera, una svista, è diventato di sinistra e non se n'è accorto, o sta smentendo tutto quello che ci ha propinato in quest'aula pensando di parlare degli sciocchi? Emergenza abitativa. Fino adesso lei ha sempre sostenuto che non c'era, ma è stato fulminato sulla via di Damasco, o per opportunità elettorale sta cercando di rifarsi una verginità pubblica presentandovi con la veste inedita di chi ha una certa sensibilità sociale? Beh, onestamente, conoscendovi bene, direi la seconda ipotesi. Ma guardiamo anche di che cosa stiamo parlando, cari assessori. Quante abitazioni SAT ci saranno a disposizione? Lo vediamo nel paragrafo B, sotto la voce richiamato pagina 2 paragrafo B, quindi ben 23 alloggi tra case di proprietà del comune e case di proprietà Aller. A proposito di Aller, cari colleghi della Lega e di tutta la maggioranza, vi invito ad andare di persona a vedere il livello di manutenzione del patrimonio di Sesto San Giovanni. E poi, e questo avvalora ancora di più la nostra tesi, se la legge regionale è del 2016, come mai, cari assessori, in questi ultimi 4 anni e mezzo non vi siete dati da fare? Qui il predissesto non c'entra, ragazzi, assolutamente. In campagna elettorale bisogna apparire più buoni. Eh sì, in riferimento a quanto detto prima sulla petizione per il ritorno del personale del reparto terapia intensiva dell'ospedale di Sesto, anche questa a me sembra una lanzonata che fa il verso ad una parola di origine napoletana. A me mi sembra una lanzonata. Spiegando a chi da tempo attende risposte, direi che politicamente ho detto tutto e spero tanto che la gente e gli elettori non siano così distratti da non capire chi è quella parte politica che vuole risolvere i problemi da quella che fa finta di risolverli utilizzando sempre i soliti specchietti per le allodole. Anche in questo caso, come nel caso della discussione a dicembre in occasione dell'approvazione del nuovo PGT, se potremo cambiare questo regolamento che state per lavorare per approvare, sarà una delle prime cose a cui metteremo mano quando torneremo ad amministrare la nostra città. Questo sarà un impegno del Partito Democratico ed anche il mio sicuro impegno personale. Grazie per l'attenzione. Ti è piaciuta? Grazie, si è prenotato. Grazie. Si è prenotato il consigliere Vino, facoltà di parola. Grazie Presidente. In parte il consigliere Leo mi ha tolto quello di cui avrei voluto parlare questa sera, citando le parole dell'assessore D'Amico in merito al film, al famoso film. No. Io però invece voglio proprio dirvi cosa ha detto l'assessore D'Amico. Lui nel suo intervento ha detto: noi vogliamo dire al cittadino che se ha un problema lui non deve arrivare all'ultimo stadio, quando allo sfratto esecutivo, e dire
domani ho lo sfratto, adesso fate qualcosa. Ma lui deve arrivare appena c'è il problema. Lui deve rendersi conto che la soluzione non è quella del film di Rocco e i suoi fratelli, un film degli anni 60. Fino a qui, ha detto il consigliere Leo. Però mi piace sottolineare che cosa ha detto e che cosa è emerso in quella scena del film. Lui dice, lui prende l'assessore d'amico, dove dice, dove un ragazzo del sud trasferitosi a Milano, di colpo, arriva tutta la sua famiglia e va da un amico e gli dice, io non so come fare. E l'amico gli dice, tu devi avere lo sfratto, tu affitta una casa, non pagare l'affitto, poi ti fai sbattere fuori e quando hai lo sfratto vai a chiedere una casa in comune. Caro assessore d'amico, forse lei ha preso i sestesi per qualcosa che non sono, no? Questa è quasi un'offesa, come se i sestesi sono quelli che fanno queste cose pur di ottenere qualcosa in cambio. E poi, se penso alla relazione dell'assessore Pizzocchera, dove alla fine, in conclusione, ci dice sì, vabbè, stiamo facendo questa cosa, ma non sarà di certo la soluzione. Per cui prima sembrava che si fosse trovata la soluzione a tutto, invece poi alla fine ci dice, vabbè, facciamo quello che è. Ma la cosa che più mi lascia l'amaro in bocca sono le parole di una persona che ho incontrato due giorni fa. Due giorni fa è venuto da me una persona che ha una situazione veramente difficile. Vive in macchina, una persona che conosco da 30 anni. Ho visto un carteggio di messaggi, devo dire imbarazzante, davvero imbarazzante. Mi fermo perché non voglio mettere in difficoltà la persona che conosco e mi riallaccio a quello che diceva in sede di commissione Marco De Guglio. Non sono mai stato a favore delle occupazioni perché le trovo e le reputo illegali, per cui a volte ci siamo scontrati da questo punto di vista. Però lui ha fatto una giusta osservazione. Cioè non è che il problema ce l'hai nel momento in cui parte il bando oppure ce l'hai a tempo. Lui giustamente diceva, ma se io il problema ce l'ho a bando iniziato, robe del genere, cosa faccio nel frattempo? O se non ci sono più spazi, cosa faccio nel frattempo? Me ne sto in macchina? No, non è possibile. Cioè, veramente, in passato, parlo per un'esperienza personale, ho seguito le precedenti amministrazioni. Quando parlo delle precedenti amministrazioni, torno veramente indietro nel tempo. Mi riferisco alla giunta Bassoli, mi riferisco a quella ancora prima, di come venivano affrontati i temi della casa e le criticità e le problematiche che i sestesi avevano. Oggi mi sembra un intreccio di regole. Cioè io quando ho riascoltato la commissione per poter fare la relazione, cioè a un certo punto mi sono perso griglie, tempi, regole. Cioè, ma uno che è fuori di casa, uno che è nella macchina che dorme, non può aspettare i tempi di questa politica. E se penso all'ex presidente della Comunità Europea Sassoli, che non conoscevo onestamente, lui apriva la porta del Parlamento Europeo ai poveri e noi qui ci stiamo andando ad intrecciare con le regole delle regole delle regole senza assumerci delle responsabilità. Viva la vecchia politica, scusatemi, questa città ha sicuramente dato prova in passato di come si governava l'emergenza abitativa. Perché fino a qualche tempo fa voi non la chiamavate neanche emergenza abitativa. E lo dico per esperienza personale, perché non è un segreto che mio padre ha fatto l'amministratore in questa città. E lui si è occupato anche di quello. Quindi vivevo in prima persona quelle che erano le criticità delle persone in città. Ma le affrontavano i problemi.
non si nascondevano dietro un bando, dietro una griglia, dietro a una regola. Le affrontavano i problemi, come faceva Sassoli. E nel momento in cui c'era una persona, un senza tetto, lo ospitava per la notte all'interno del Parlamento europeo. Io trovo davvero scandaloso che questo sia oggi il metodo di risolvere il problema dell'emergenza abitativa. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Molteni, a facoltà di parola. Grazie Presidente. C'era un altro intervento prima? Ho sentito? No, chiedo scusa. Allora, sgombriamo subito il campo da interpretazioni magari non corrette. Perlomeno chi vi parla sulla sestesità non ha nulla da invidiare, visto che insomma sia padre che io eccetera siamo sestesi da sempre, per cui almeno di questo non mi si potrà imputare. Sul supposto ruolo nell'ambito del volontariato, vabbè, uno la pensa come vuole, sono i fatti che parlano e non le parole. Sì, non è detto che fosse rivolto al sottoscritto la cosa, parlo, però io mi presento in tal senso. Sicuramente non posso venire a citare brani di film o autorevoli autori, così, perché non mi sono preparato in tal senso. Per cui quello che vado a dire è solo avvalorato dal mio pensiero, dal nostro pensiero, visto che l'abbiamo condiviso insieme al mio gruppo politico. Fermo restando che poi mi fa piacere se ci sono invece delle informazioni precisissime e dettagliate sulla riapertura della terapia intensiva dell'ospedale di Sesto, non ne siamo a conoscenza. Se così fosse, vuol dire che magari anche il nostro intervento ha sortito qualche effetto. I comunicati fatti dalla direzione generale alle organizzazioni sindacali dell'ospedale di Sesto non hanno mai parlato di una data di rientro. Dicevano che il personale veniva spostato dalla regione, dall'assessorato della regione Lombardia all'ospedale di Rofiera per un periodo non determinato, per cui se invece adesso le cose sono cambiate siamo ben felici magari di essere serviti a un qualcosa. Ma torniamo un attimino a bomba. Su quello che riguarda invece proprio il sunto del discorso di questo regolamento, noi lo apprezziamo tantissimo. Io, vabbè, se volete, in modo particolare per la storia anche mia personale, che vede l'uomo al centro dell'attenzione. Poi qualcuno ha obiettato, ma non sono chiari i parametri, non sono chiari qual è il percorso, non sono chiari le virgole, non è chiara la griglia Excel, non è chiara eccetera eccetera. Sicuramente però c'è un significato profondo questo, dove l'uomo viene promosso, la centralità della persona viene promossa. Poi le valutazioni dice, ma sì, uno non può essere allegro di aver perduto il lavoro, ma sicuramente nessuno è convinto che questo pagherà da bere a tutti gli amici al bar, anche perché magari non ha neanche la possibilità di farlo. Però le volontà e la voglia di rimettersi in gioco sono, e dare la possibilità che questo avvenga, sono a nostro giudizio dei valori imprescindibili, sono dei valori che nobilitano ancora di più la persona. Poi se questo dice le case sono poche, le case sono poche, va bene, quando sono finite cosa facciamo? E quando sono finite, d'accordo, e qual è la risposta da dare? Costruirne delle altre? Non so, ok, trovarne delle altre, ok. Però questa è una risposta alla quale una risposta nessuno è in grado di dare. Per tornare poi, concludo, noi riteniamo che sia una filosofia, ma non una filosofia, però un modo di pensare estremamente valido. Esce da certi status, da certi modi rigidi che magari si sono visti in altre condizioni, in altri frangenti. Ecco, basta, ho finito il mio intervento, non era preparato più di tanto, sapete che io parlo così,
Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Presidente, giuro che ho schiacciato prima che dicesse. Giuro che non l'avevo vista. Prego, questo prego, mi succede spesso. No, allora, in realtà sarò veramente breve, perché credo che sotto diversi punti di vista i colleghi hanno sottolineato quelli che sono degli elementi di fragilità. Volevo un po' rispondere alle due annotazioni che sono state fatte in questo momento dal consigliere Molteni, e che hanno a che fare con quello che lui ha definito una filosofia. Per carità, ognuno è libero di credere, insomma, quello che vuole, forse non in maniera assolutista, ecco, questo sarebbe un bene. Io credo che l'elemento che emerge perdo pure del tempo anche sull'intervento, perché tanto non sarà lunghissimo, ma solo perché, insomma, io ho ascoltato tutti e gradirei quantomeno di essere ascoltata, solo questo. E allora, la sensazione che si ha è che ha a che fare con un modello che sta dentro la testa e che sta dentro, come dire, come vengono impostate le cose, che non è soltanto in relazione ad una legge regionale. È questo pensare che le persone hanno maggiori meriti intanto se hanno valori, come se noi potessimo misurare la capienza o la sostanza dei valori delle persone. E questo io lo trovo abbastanza discutibile. Quando una persona si trova in difficoltà, ci sono dei dati oggettivi e concreti che misurano le difficoltà, e non sicuramente i valori che rappresenta o che ha dentro, o le intenzioni che porta avanti. E i dati oggettivi possono essere accompagnati da un percorso che qua è stato sottolineato come un percorso di sostegno, di sussidiarietà. Abbiamo sentito anche una lezione di ordine filosofico su che cos'è la sussidiarietà, insomma. E ognuno, come dire, conserva le proprie opinioni ed è non solo legittimo, ma è giusto che sia così, attraverso il confronto. Ecco, io per esempio non accompagnerei mai la parola premura alla solidarietà, perché trovo che la premura sia discrezionale, la sussidiarietà è un'altra cosa. E però la questione, secondo me, è che qua, come ha ben rappresentato l'assessore D'Amico, e lo ha fatto in tutti questi 5 anni, quindi nella commissione ha ripetuto ciò che ha ribadito per 5 anni, questo non solo nell'ambito della casa, ma anche nell'ambito della sicurezza, perché vi ricordo che l'assessore D'Amico ha detto che prima che arrivasse lui stesso non si poteva neanche girare la sera, perché altrimenti si era addirittura ogni 3 secondi importunati e aggrediti. Allora, e questo lo fa anche sul tema della casa. Cioè, io misuro quelli che secondo me hanno colpa o non colpa di trovarsi in una situazione di difficoltà, e soprattutto quelli che hanno intenzione di fregare, perché questo è il concetto che emerge, di fregare l'amministrazione, come se ci fosse una folla di cittadini se stesi che sono lì pronti a cercare di fregare il comune e l'assessorato alla casa. Allora, questo è poco degno della rappresentazione di della nostra città. Io direi di tutte le città, non città sì, città no, ma sicuramente della nostra città. Per cui quando noi risvegliamo il senso civico, perché improvvisamente sentiamo espresso il sentimento di sussidiarietà, io direi, come dicono i giovani oggi, anche meno. Che cosa dobbiamo fare quando finiscono gli alloggi? Dovremmo provare a trovare delle soluzioni. Se non abbiamo le risorse, dobbiamo fare fatica. Forse non abbiamo nemmeno la possibilità di avere le risorse e le risposte per tutti, però sono 6 alloggi. 6 alloggi. Il senso della misura, credo che di fronte a situazioni di estrema difficoltà si dovrebbe avere. E quindi non raccontare che stiamo salvando tutti quelli che hanno avuto i problemi di pandemia in questi 2 anni, perché è ridicolo.
oltre che oggettivamente falso. Sono 6 alloggi, li gestite in questo modo, è una scelta. Noi esprimeremo più o meno condivisione, ma attenzione, umiltà, perché qua c'è gente, e non solo li ha incontrati il consigliere Vino, ma sono stati in televisione anche la settimana scorsa, che dormono nella macchina dei parcheggi di casa nostra. Nelle macchine dei parcheggi di casa nostra. E io credo che di fronte a questo bisognerebbe quantomeno, vi ripeto, essere umili. Grazie, consigliera Pagani. Ha chiesto la parola il consigliere Vincelli. Sì, Vincelli, lista di Stefano. Grazie, presidente. Scusate, mi tolgo un attimo. Bene. A parte qualche battuta stasera di comici, però il tema è molto serio, serissimo. Diciamo che la pandemia ha accelerato una crisi finanziaria già da lungo tempo. E tutti ci siamo chiaramente accorti. Quindi la pandemia ha accelerato una situazione per alcune famiglie, alcune situazioni. Però siamo qui stasera per poter dare una mano a persone sulla quale noi non possiamo discutere la dignità di un uomo, di una donna, di una famiglia. Noi siamo un comune e amministriamo, signori. Forse qualcuno non è chiara questa situazione in cui i comuni sono, tutti i comuni d'Italia, non legiferano. Quindi devono trovare delle soluzioni all'interno delle leggi. In questo caso, in una legge regionale del 2016, noi abbiamo trovato una prima soluzione. Sarà l'unica soluzione? Beh, questo lo vedremo chiaramente nel tempo. Però, essendo una legge del 2016, non comprendo e non capisco di che cosa oggi ci accusate. Perché questa è un'accusa. Nel 2016 noi non amministravamo. È una questione di fatto. E quello che abbiamo trovato sulla situazione emergenza abitativa a casa è agli atti delle procure. Detto questo, riteniamo che questo regolamento è un regolamento che può dare in questo momento alcune soluzioni. Per cui noi siamo qui stasera a portare questo regolamento e invito anche l'opposizione a ragionare, perché voi con o astenervi o votando contro, votate contro la dignità della famiglia in questo momento di persone bisognose. E questo la gente e i cittadini lo devono sapere. Quindi questo è un monito che noi dalla maggioranza diamo chiaramente all'opposizione. Questa è una cosa seria. Non le comiche di qualche consigliere comunale qui stasera. Il tema è importante. Qui non giochiamo con la dignità delle persone. Questo lo dovete metterlo in testa. Noi abbiamo sensibilità e abbiamo la possibilità effettivamente di amministrare questa città. E sapete la novità? Che noi l'amministreremo anche per i prossimi 5 anni. Perché noi siamo capaci, noi siamo professionali su questa cosa. Noi prendiamo il tema e diamo le soluzioni. Diamo le soluzioni e ci confrontiamo. Questo è, bisogna dirlo. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. L'assessore ha facoltà di parola. L'assessore D'Amico ha facoltà di parola. Me l'ha chiesto prima l'assessore Pizzoccara. Prego, assessore Pizzoccara. Vi prego di contenere i tempi. Grazie, presidente. Conteniamo i tempi nei tempi stabiliti. Grazie.
Allora, grazie intanto per i vostri interventi, però rilevo che nonostante le 3 ore di commissione molti passaggi non sono proprio passati, nonostante siano anche scritti. Allora, è il piano triennale dell'offerta dei servizi che è passato all'interno della riunione di ambito i 23 alloggi, ossia, come abbiamo anche detto in commissione, i 23 alloggi svincolati dal piano vendite grazie al sapiente rientro del piano appunto di accantonamento del fondo e quindi la chiusura della situazione di predissesto ci ha consentito di mettere immediatamente i 23 alloggi disponibili a SAT. Quindi, e questo è uno, il 23. Poi sempre la delibera poi dice e indica in modo chiaro, conferendo in prima applicazione una dotazione annuale di alloggi per i servizi abitativi transitori indicativamente nell'ordine del 10% degli alloggi messi a bando. A bando sono stati messi 28 alloggi, sono stati in una ricognizione individuati altrettanti 30-35 alloggi che nel tavolo con la prefettura abbiamo già condiviso con loro e che verranno quindi messi a disposizione, ecco che arriviamo ai 6 alloggi. Dopodiché invece farei un piccolo passaggio sulla questione dell'articolo 23,13 della legge 16 del 2016, dice che la situazione disciplinata dal comma eccetera eccetera, e cioè il determinarsi di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa. Ossia è la legge regionale che parla di emergenza abitativa e che il SAT è uno strumento che viene pensato da regione in accompagnamento ad altri strumenti esistenti per contrastare l'emergenza abitativa. Infatti è vero che il prefetto nella lettera in cui convoca il comune di Sesto e gli altri invitati al tavolo parla di emergenza abitativa. Perché parla di emergenza abitativa? Probabilmente, e con uno scambio di questi mesi devo dire che sono abbastanza certa, si è parlato di emergenza abitativa perché il dato che era stato portato alla conoscenza attraverso i mezzi stampa era di 640 sfratti imminenti, dato che poi il prefetto stesso, andando a contattare i tribunali di Milano per Milano, che non erano 20.000 ma sono poi 6.000, e il tribunale di Monza per Sesto, il numero si è ridotto notevolmente, tanto che quelli poi imminenti in realtà sarebbero 53, ossia 64, 11 già eseguiti, nessuno con di questi 11 con la forza pubblica, e questo è un dato non irrilevante. Quindi questo intanto è per dire che non è che ci siamo ubriacati come invece qualcuno ci ha indicato. Altro elemento invece, mi stupisce che si dica che è un gioco a premi, punto primo, che sia arbitrario, ma soprattutto la cosa che mi stupisce maggiormente è che non si dia nessuna credibilità all'efficacia di programmi legati all'obiettivo del raggiungimento di autonomia. Capisco che il reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere legato a percorsi di autonomia, ha fallito, perché se è vero che dà un sostegno economico di base, ma è vero anche che i navigator, piuttosto che altre attività che dovrebbero accompagnare le persone al reinserimento lavorativo, perlomeno nel nostro contesto, è abbastanza deludente. Mentre noi abbiamo affiancato un programma di reinserimento lavorativo che sta dando notevole successo. Quindi è vero che
qui non si va a delineare il programma, il programma di tipo sociale e di politiche attive del lavoro, perché questo è un regolamento dei SAT, non una spiegazione di quale sistema e di quale programma si andrà a mettere in. Poi l'ultima cosa e poi mi taccio, anche qui non è arbitrario, quadro connotativo, si danno punteggi all'età e il criterio, come è stato spiegato in commissione, è l'età e le situazioni anche di disabilità che maggiormente consentono un più facile reinserimento lavorativo, ossia dai 18 ai 30 anni ci sono molte più possibilità, ma lo stesso reddito di cittadinanza ragiona con questa logica. Chi ha maggiore possibilità di inserimento lavorativo prende un percorso, quelli che ne hanno meno ne prendono un altro. Quindi anche qui mi stupisco sinceramente delle critiche che avete sollevato, perché mi sembrano realmente dei pretesti tanto per essere bastian contrari. Consigliere D'Amico, scusi, assessore D'Amico deve intervenire. Prego, facoltà. Grazie, di parola. Presidente. Sì, allora io ho sentito tutti gli interventi dei consiglieri, che ringrazio, sia quelli di maggioranza che di opposizione. Capisco che ci si avvicina alle elezioni e quindi da parte delle opposizioni si usano dei toni un po' più forti, però ci sono due cose che alle quali devo rispondere in modo molto chiaro. E però prima di arrivare a quei due punti al quale devo rispondere molto chiaro, volevo aggiungere a quello che ha detto l'assessore Pizzocchera per quanto riguarda il termine emergenza che fu usato nella convocazione di quelle riunioni in prefettura, che è stata proprio la viceprefetta, io ero presente il 18 di gennaio quando è stata la seconda riunione, è stata proprio la viceprefetta Tripodi che ci ha detto che il termine era usato in modo inappropriato, perché la realtà è che non sono gli sfratti esecutivi 600 e passa come si diceva, ma sono una sessantina. Quindi ritorniamo a chiarire bene come sono le cose e ribadisco che io ho voluto sempre usare il termine alta tensione abitativa e non il termine emergenza, perché e credo che su questo ci sia poco da discutere. In Italia troppo spesso la parola emergenza è stata utilizzata per prendere provvedimenti che erano un po' discutibili, e qui arrivo al punto che volevo toccare. Consigliere Vino, lei ha parlato di troppe regole, lei ha parlato di una burocrazia per come la metteva in piedi lei, che bloccherebbe tutto, ma non è così. Cioè, noi dobbiamo sempre ricordare, e noi ce l'abbiamo ben chiaro, che stiamo amministrando i soldi di tutti, non sono soldi che vengono fuori dalle nostre case, e per noi i soldi dei cittadini sono sacri e noi non li possiamo dare in assenza di regole. Perché vi leggo quello che veniva fatto prima e vi leggo adesso due frasi contenute in un'informativa di Giunta, delle tante che io portai ogni volta che esaminavo nel settore casa una situazione che veniva facevo verificare ai funzionari, portavo in Giunta delle informative con le relazioni fatte dagli stessi funzionari. Allora vi leggo solo questo pezzettino relativo al residence Cuccini. I criteri di scelta delle famiglie da collocare, quelli di determinazione degli eventuali costi posti a carico delle stesse famiglie, per quanto scritto negli atti comunali, risultano non labili, ma addirittura del tutto assenti. Si evidenzia inoltre che agli atti del servizio agenzia casa non è presente alcun atto, quale regolamento o altro, e pertanto non è possibile risalire ai criteri con i quali sono state selezionate le famiglie presso il residence Cuccini. Inoltre, i collocamenti non sono mai stati formalizzati con alcuna determinazione dirigenziale, dalla quale poter derivare, oltre alla motivazione, la durata del beneficio e l'entità della partecipazione economica al beneficio medesimo da parte destinata. Quindi capisce che lei vorrebbe assegnare case senza regole? Eh no, allora siamo proprio su
su due pianeti diversi. Noi le regole le vogliamo, noi le regole le pretendiamo, perché quando si tratta di dare benefici coi soldi pubblici e le case hanno un valore molto alto, noi dobbiamo andare molto coi piedi di piombo per evitare quello che è successo prima, quando le assegnazioni fatte, non si sa perché poi 9 su 10 a stranieri invece che italiani o cosa del genere, perché c'erano quelli che dormivano in macchina, li ho visti anch'io, e io ho parlato con persone che dormivano in macchina e che hanno avuto finalmente la casa con i bandi regolari in base a dei criteri oggettivi che abbiamo fatto da quando siamo in carica. E quindi questo discorso che ha fatto sulla necessità di avere meno regole, io lo ribalto e dico per fortuna che abbiamo messo delle regole, perché l'andazzo che c'era prima, che quello che vi ho letto, non poteva andare più avanti. E consigliere Leo, io capisco tutto la polemica politica, però parlare e dire che siamo in malafede perché vogliamo applicare delle regole, io non lo accetto. Quindi forse qualcun altro è in malafede, ma non certo io. Grazie assessore, chiedo scusa. Allora, passiamo adesso a discutere i tre emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle con protocollo 0019892 del 2022. Il responsabile di settore, esaminati i tre emendamenti alla proposta in oggetto presentati in data 21 febbraio 2022 con protocollo 18.979 dal consigliere Tromboni del Movimento 5 Stelle, si esprime parere contrario all'accoglimento degli emendamenti in oggetto. Questo per essere chiari e per averlo a voi in piena conoscenza. Discutiamo comunque l'emendamento. Passiamo all'emendamento al punto 1 presentato sempre dal Movimento 5 Stelle, come ha detto uno, il primo firmatario Daniele Tromboni. Prego, consigliere, a facoltà di parola con un tempo di 5 minuti per la presentazione. Grazie. Grazie Presidente. Un chiarimento, il tempo è per tutti e tre gli emendamenti o sono separati? Chiaramente non possiamo discutere tre emendamenti in un colpo solo, anche perché ritengo e credo che ogni emendamento abbia una sua natura, quindi ragioniamo sul primo emendamento, ragioniamo sul secondo emendamento e ragioniamo sul terzo emendamento con relativa votazione. Perfetto, ringrazio il chiarimento, anche perché appunto i primi due in realtà sono abbastanza collegati l'uno con l'altro, mentre il terzo, se lei mi richiede di fare un'unica discussione sul primo e secondo emendamento, credo non ci siano, segretario, nessun tipo di problema. Ma io ritengo più che altro che se venisse approvato uno e non l'altro, il testo regolamentare verrebbe snaturato, perderebbe la sua logica, quindi potrei trattarli insieme. Allora, lei li presenta insieme, ma li votiamo separatamente. Il terzo separatamente. Ok, va bene. Va bene, grazie Presidente. Allora, partiamo dalle motivazioni a questo punto, direi velocemente, per cui gli uffici ritengono che non dovrebbero essere accolti perché non sono inammissibili, sono a loro avviso da non accogliere. Allora, le domande che scriveremo nel numero 3, facciamo così, non ve lo leggo nel dettaglio, se volete nel frattempo... Consigliere Tromboni, scusi un attimo, allora lei ha presentato un emendamento. Sì, no, di volevo norma, anche spiegare norma, alla maggioranza... Di norma l'ufficio dà un parere, che può essere favorevole o contrario. Detto ciò, adesso lei non mi deve spiegare cosa hanno deciso o non deciso, lei deve presentare l'emendamento, lo mettiamo in discussione, lo votiamo e questo è il risultato. Punto. È una presa di atto per i consiglieri presenti in aula, il parere di questo emendamento. Qualora venisse votato a favore, si prende atto che però gli uffici hanno dato parere contrario. Questo. Quindi adesso lei non mi deve spiegare i motivi per i quali il responsabile ha dato o non ha dato un parere. Fermiamoci qui. Presentiamo l'emendamento, lo discutiamo e lo votiamo. Grazie.
Grazie Presidente, presento l'emendamento, ma poi ci tengo comunque a fare un chiarimento sulla risposta data dagli uffici, perché secondo me è essenziale che la maggioranza, qualora non abbia avuto modo di leggere tempestivamente la comunicazione che è arrivata questo pomeriggio, sarà cura dell'ufficio affari istituzionali provvedere all'invio di tutti i documenti necessari sia alla maggioranza che all'opposizione. Prego. Va bene. In ogni caso, allora, l'emendamento, il primo emendamento e il secondo agiscono entrambi su quello che è l'articolo 5, che è quello che riguarda l'efficacia della domanda. Vi leggo prima i due commi per come erano nel testo originario e poi come ho proposto di modificarli. Allora, pertanto l'istanza è efficace solo per l'anno solare a cui si riferisce il piano annuale che ha stabilito il numero di identificazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi transitori per quell'anno ed è soggetta alla comunicazione alla condizione dell'esistenza e della permanenza di alloggi disponibili. Il 31 dicembre dell'anno di riferimento o, se anteriore, il giorno del provvedimento di assegnazione, dell'ultimo degli alloggi, ai SAT per quell'anno, la domanda decade automaticamente, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza per l'anno successivo. Le mie proposte sono di modificare questi due commi come segue. L'istanza ha validità per 12 mesi dal deposito, posto permanere delle condizioni indicate nell'istanza. È onere del nucleo interessato comunicare eventuali mutamenti delle condizioni intervenuti in data successiva al deposito dell'istanza. Decorsi 12 mesi dalla presentazione dell'istanza, qualora non sia ancora stata disposta l'assegnazione, la domanda decade automaticamente, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza. Ora, qual è la logica di questi emendamenti? Quello che anticipavo già in commissione e anche durante il consiglio prima, ossia, in sostanza qui diciamo nel regolamento che se uno deposita la domanda a dicembre sicuramente dovrà depositarla anche a gennaio perché non faranno in tempo a leggerla, ma quello potrebbe anche essere il minimo dei problemi se non fosse che aggiungiamo della burocrazia inutile, e dico che è inutile perché nella mia proposta di modifica noi oneriamo il cittadino qualora ci siano delle modifiche, come ad esempio la modifica dell'ISEE, essendo transitati da un anno all'altro, di comunicare tali modifiche agli uffici, in modo che comunque la domanda, una volta verificata, sia completa della documentazione o siano fatte le opportune modifiche a seguito delle variazioni comunicate dal cittadino. Quindi non c'è questo grosso rischio di dire si scavalca l'anno e quindi, oh mio Dio, cosa succede? Dobbiamo rifare tutto. Io non vedo questo rischio, ma oltre a questo, qual è la logica principale di questi due emendamenti? La logica principale è quella che si vuole contrastare quell'effetto di cui discutevo prima, ossia se io deposito la domanda quando casualmente di case non ce ne sono e io non posso saperlo, a meno che l'ufficio mi ha detto la cosa in via confidenziale, che è una cosa che non dovrebbe fare, ok? Partiamo da questo presupposto. Quindi se io deposito la domanda quando la casa non c'è, secondo il regolamento che è stato proposto dall'attuale maggioranza, la mia domanda è praticamente subito inefficace. E magari per qualsiasi motivo, perché io ricordo che ai sensi dell'articolo 11 è possibile che la dotazione di case aumenti durante l'anno, come è anche possibile, l'ho ricordato prima, che magari una casa assegnata nel frattempo venga liberata. Se viene assegnata la casa per due mesi a gennaio a qualcuno che ha già il SAP pronto, ma deve aspettare che venga pronto. Quindi cosa facciamo? La casa torna libera a marzo e la teniamo ferma fino a dicembre perché ormai l'abbiamo già segnata e quindi nel frattempo le case erano finite e quindi abbiamo chiuso per quest'anno. A me sembra folle questa proposta. Per questo io vi ho proposto di modificare in questo modo. In questo modo c'è sempre comunque il limite di un anno, quindi se uno deposita la domanda e poi nel frattempo va a vivere altrove, trova una soluzione, si dimentica della sua domanda, la domanda dopo un po' decade, non è che gli uffici dopo 5 anni devono richiamarti e dirti oh ma ti interessa ancora la casa, ovviamente non funziona così, dopo un tot decade. E comunque c'è sempre la garanzia degli uffici che per la verità del tutto il cittadino deve comunque poi comunicare eventuali modificazioni, quindi se la situazione si è risolta, se le condizioni sono cambiate, il cittadino allora deve comunicarlo. In questo modo gli uffici sono aiutati a gestire questa cosa. E sul punto, questo mi permetta Presidente, lo dico, che c'è scritto nella relazione diciamo degli uffici, dicono che uno dei problemi è che se si facesse la durata annuale, in sostanza poi gli uffici dovrebbero avere comunque da segnarsi la scadenza e avrebbero difficoltà perché poi scadrebbero in momenti diversi. Ma io non vedo questa difficoltà, immagino che gli uffici sappiano utilizzare Excel, io non lo metto in dubbio,
e quindi non vedo questa difficoltà nel dire mettiamo la scadenza di un anno e non la scadenza al 31 dicembre. È soltanto un controllo in più. Grazie. Passiamo a dichiarazione di voto al primo emendamento, lista civica giovani se stesi, consigliere Vino. Ci deve essere qualcosa che non funziona nel monitor, presidente. Secondo me lei ha il microfono perenemente acceso e quindi stia tranquillo, io purtroppo presiedo una seduta, i tecnici sono su, vedono e cercano di assistere il più possibile. Prego, per la dichiarazione di voto. C'è mica detto niente di strano, il presidente ha fatto una... No, ma stava parlando, non lo vedevo nel monitor e ho detto l'ho notato, schiacciato il suo, l'ho notato anch'io, le ho fatto Ok, va bene. Siamo in dichiarazione di voto, giusto, per quanto riguarda questo emendamento? Siamo nella dichiarazione di voto per il primo emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle. Sì, siccome poi daremo anche una dichiarazione di voto in merito alla delibera, per quanto riguarda questi emendamenti, i nostri voti saranno di astensione. Poi, appunto, in sede definitiva di dichiarazione di voto darò appunto la spiegazione del perché questa sarà la nostra posizione. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Tromboni. Ovviamente avendo presentato noi gli emendamenti voteremo favorevolmente, grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi. Contrari, grazie. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Contrari, grazie. Forza Italia, consigliera Rosa. Contraria, grazie. Partito Democratico, consigliere Lombardo. Grazie Presidente. Sull'emendamento il nostro voto è favorevole anche perché cogliamo lo spirito della volontà di correzione alla delibera, un po' anche forse frutto di quello che un po' è mancato, perché leggiamo, la delibera è arrivata il 16 di febbraio in commissione, il 15 è stata mandata agli operatori sindacali. Ecco, forse qui manca un lavoro di concertazione fatto all'inizio, che significa lavorare insieme a chi sul territorio si occupa di questi temi, magari per scrivere regole che funzionano un po' meglio. E quindi il nostro voto in questo momento sull'emendamento migliorativo della proposta è favorevole. Chiedo scusa. Gruppo Misto, consigliere Pagani, prego. Grazie Presidente, anch'io ne condivido lo spirito migliorativo, quindi anche per me è favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Carpani. Sì, grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Fratelli d'Italia, consigliere Bonomelli. Grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento. Favorevoli? Chiedo scusa, 4-6. Contrari? 15. Astenuti? 1. Da remoto, consigliera Chittò? Favorevole. 7. Consigliere Cozza? Contrario. Prego. Non si approva, si respinge quindi con 16 voti, i voti a favore sono 7 e gli astenuti 1. Passiamo all'emendamento numero 2, presentato sempre dal Movimento 5 Stelle. Consigliere Tromboni, ha facoltà di parola. Grazie Presidente, l'emendamento numero 2 l'ho illustrato già mentre illustravo il primo, quindi direi che possiamo passare direttamente alle dichiarazioni di voto, grazie. Grazie a lei, passiamo alle dichiarazioni di voto. Lista civica giovani se stesi, consigliere Vino. Grazie Presidente, astenuti. Movimento 5 Stelle, consigliere Tromboni. Grazie Presidente, favorevoli. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente, contrari. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Contrari, grazie. Forza Italia, consigliere Rosa. Grazie Presidente, contrari. Partito Democratico, consigliere Lombardo. Grazie Presidente, anche su questo confermo quanto da sta detto, che
governare è responsabilità di chi amministra, ma farlo insieme con la concertazione, con chi opera sul territorio, quando si scrivono le regole, è sempre cosa più buona e più giusta. Grazie. Gruppo misto. Quindi siamo favorevoli. Gruppo misto, consigliera Pagani. Grazie Presidente, favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Carpani. Grazie Presidente, contrari. Fratelli d'Italia, consigliere Bonomelli. Grazie Presidente, contrario. Passiamo alla votazione del secondo emendamento. No, due. A me fa piacere perché ho tanti collaboratori, però sono vecchio, ma non del tutto ricoglionito. Passiamo alla votazione del secondo emendamento. Favorevoli? Favorevoli sono 6. Contrari? Arriviamo, arriviamo. 15. Astenuti? 1. Da remoto, consigliera Chittò. Favorevole. 7. Da remoto, consigliere Cozza. Contrario. Parola segretario. Allora, non si approva e si respinge, quindi con 16 voti. I voti a favore sono 7 e gli astenuti 1. Passiamo all'emendamento punto terzo, presentato sempre dal Movimento 5 Stelle. Consigliere Trombone, facoltà di parola, prego. Grazie Presidente. Allora, questo altro emendamento invece si occupa di sempre una questione correlata alle domande e alla loro validità, ma in modo diverso. Ossia, come funziona nel regolamento che è stato scritto dalla presente maggioranza? In sostanza vengono presentate le domande, fin tanto che ci sono case la commissione si riunisce ogni mese, le valuta tramite graduatorie indicate eccetera eccetera e forma appunto una lista ordinata, quindi in ordine di priorità sulla base dei punteggi vengono assegnate le case, tutto giusto. Però ci siamo posti un problema, diciamo che appunto ci siano diversi nuclei che contemporaneamente presentino una difficoltà tale da far esaurire diciamo le case disponibili, lasciando qualcuno diciamo per pochi punti fuori dall'assegnazione. Però questa persona, magari questo nucleo familiare, ha un'effettiva esigenza ed urgenza e in un futuro torna disponibile una casa, come abbiamo detto, o viene riaggiunta la disponibilità di nuove case tramite una modifica anche consiliare ai sensi dell'articolo 11, e questa persona giustamente verrebbe da dire, beh, valuteranno prima lui, o quantomeno se valuteranno quelli nuovi valuteranno anche lui che aveva presentato la domanda. E invece no, non funziona così, perché lui ha presentato la sua domanda, ma una volta che sono finite le case non c'è un posto in cui lui rimane in attesa, qualora dovesse liberarsi una delle case, magari lui appunto era una situazione molto urgente e quindi la diamo a questo nucleo. Arriva qualcuno successivamente che magari è una situazione meno grave, nel frattempo sono liberate delle case e la casa viene assegnata a questo altro nucleo con la situazione meno grave, perché non è prevista una graduatoria di chi viene diciamo escluso, non per perché non ha diciamo i requisiti, ma semplicemente perché le case finiscono. Quindi la mia proposta è quella di aggiungere all'articolo 7 quanto segue. Comma 1 bis, all'esaurimento delle unità abitative disponibili, le domande ammissibili ma non oggetto di assegnazione vengono inserite in una graduatoria collocandole in ordine decrescente di punteggio ottenuto sino alla scadenza dei 12 mesi della presentazione dell'istanza. 1 ter, qualora un alloggio già destinato ai servizi abitativi transitori torni a essere disponibile a seguito del rilascio dello stesso da parte del nucleo assegnatario, nonché nel caso in cui un alloggio venga aggiunto all'elenco delle unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, il responsabile del procedimento promuove l'adozione del provvedimento motivato di assegnazione a favore dei nuclei richiedenti, seguendo l'ordine di collocazione nella graduatoria di cui al comma precedente, nei limiti delle unità abitative disponibili. Questo in sostanza cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha presentato la sua domanda non se la vede caducare soltanto perché c'era qualcuno di più grave e poi si vede passare davanti qualcuno di meno grave. Gli uffici dicono che
non dovreste approvare questo emendamento, perché creerebbe l'ingiusto vantaggio di chi ha presentato la domanda prima è in una situazione più grave e si vede assegnare l'apportamento. A me non sembra un ingiusto vantaggio, a me sembra la giustizia. L'ingiusto vantaggio è di chi presenta la domanda dopo e ottiene comunque la casa passando davanti a quello che è una situazione più grave, perché la domanda del primo, di quello che è una situazione grave, è decaduta. Quindi questo è il mio emendamento, e spero che, visto che il consigliere Vincelli dice che loro ragionano e hanno a cuore la città, abbiano ragionato prima di dare una risposta. Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino. Sì, grazie Presidente. Beh, ripeto, tutto quello che è il lavoro che ha fatto il consigliere Tromboni è lodevole, e anche le proposte lo sono, ma anche in questo caso noi ci troviamo a dover necessariamente fare ancora una volta, come le precedenti, un voto di astensione. Grazie. Grazie a lei, Movimento 5 Stelle. Consigliere Tromboni, prego. Grazie Presidente, voteremo favorevolmente. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente, contrari. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Contrari. Forza Italia, consigliera Rosa. Grazie Presidente, contraria. Partito Democratico, consigliere Lombardo. Grazie Presidente, anche questo emendamento noi riconosciamo in questo emendamento anche una introduzione di un credito di buonsenso. Non è assolutamente da parte nostra, soprattutto da parte mia, voler svilire il tema e non trattarlo seriamente, anzi, ma il tema questa sera è stato più serio, ma banalmente, persino alle iniziative del CRAL di Regione Lombardia, chi si iscrive e magari si iscrive in ritardo e trova occupato, viene lasciato comunque in lista d'attesa finché si fa il viaggio, perché magari può capitare che nel corso del tempo qualcuno rinuncia, quindi potrebbero chiamarlo in ordine di, ecco, in ordine di chiamata. Diciamo che in Regione Lombardia abbiamo visto anche click day, che sono un'altra cosa, qui quantomeno, quindi credo che sia anche un po' faraginoso dover rifare ogni qualvolta c'è disponibilità, rifar fare le domande, rifare le graduatorie, e soprattutto non tenendo conto di quelli che sono anche, diciamo, quantomeno uno spazio temporale di durata ragionevole. Quindi cogliamo favorevolmente la proposta emendativa migliorativa della delibera, e quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Pagani. Sì, grazie Presidente, anche io esprimo un voto favorevole, sono d'accordo con l'emendamento, con le osservazioni fatte anche dal consigliere Lombardo. Credo che oltre che macchinoso e farraginoso, che sicuramente lo è, sia anche, come dire, poco rispettoso ed estremamente faticoso per chi già sta vivendo una condizione di indigenza, insomma, quindi dover ripresentare tutte le volte la domanda. Mi sembra veramente un criterio di buon senso. Amiamo Sesto, consigliere Carpani. Grazie Presidente, il nostro voto sarà contrario. Fratelli d'Italia, consigliere Bonomelli. Grazie Presidente, il nostro voto sarà contrario. Grazie. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento. Favorevoli? 4, 5, 6. Contrari? 15. Astenuti? 1. Da remoto, consigliere Chittò? Favorevole. 7. Da remoto, consigliere Cozza? Contrario. Parola al segretario. Non si approva e quindi si respinge con 16 voti, voti a favore sono 7 e gli astenuti 1. Procediamo alla dichiarazione di voto della delibera. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino. Sì, grazie Presidente. Resta comunque il problema del governare i processi legati all'emergenza abitativa, chiaramente sempre negata da questa amministrazione, da questa maggioranza, soprattutto di fronte a un'evidenza. Emergenza conosciuta ai più e anche ai meno sconosciuti. Succede, come dicevo prima, che una famiglia appunto attualmente sia costretta a vivere in macchina con grossi problemi, come ci si può ovviamente capire, anzi si dovrebbe capire, soprattutto da parte di questa amministrazione comunale,
che anche quando è coinvolta nei singoli si dimostra incapace, spesso ostile, molte volte infastidita. Che dire, pur riconoscendo, se vogliamo, un passo in avanti nei contenuti deliberativi, resta molta perplessità sulla reale volontà e capacità di applicare da parte di questa amministrazione un'azione di buonsenso nel merito delle emergenze abitative. Sapevamo che non sarebbero stati approvati gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e dispiace quando una persona ci mette del lavoro, si impegna a lavorare in proposte, però i numeri spesso ci avete abituato appunto a farli pesare sia in quest'aula che anche in altri contesti. E quindi anche in questo caso il voto della lista civica dei giovani sestesi sarà un voto di astensione. Movimento 5 Stelle, consigliere Tromboni. Grazie Presidente. Faccio una veloce replica alla replica dell'assessora, nel senso che ricordo che nel mio intervento io dicevo che è necessario, giusto, onorevole e forse anche necessario il programma di recupero dell'autonomia. Quindi noi non abbiamo criticato il fatto che esista un programma di recupero dell'autonomia. Quello che noi criticavamo, definendolo un gioco a premi, è il fatto che il cittadino più furbo o che conosce meglio il regolamento, diciamo, semplicemente, quindi più diligente, possiamo metterlo così, più diligente, sapendo che può guadagnare dei punti partecipando con entusiasmo a questi programmi, può anche presentarsi a questi programmi al solo scopo di guadagnare punti, pur non avendo alcun interesse ad applicare poi effettivamente quello che impara. Quindi è quello che dico, il fatto che vengano comunque dati dei punti sulla base di attività che noi riteniamo importanti, come importante lo è il reddito di cittadinanza e il supporto che c'è dietro. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare al sindaco che ci aveva promesso una commissione sul tema e sollecito quindi, adesso mi sfugge qual è il presidente di commissione di riferimento, ma insomma è una sollecitazione a tutta la maggioranza, mettiamola così, per approfondire questo tema che secondo me è importante per i nostri cittadini. Quindi noi crediamo che sia giusto pensare a un programma di autonomia. Quello che spiace un po' è vedere questo sistema di valutazione dove la persona che segue letteralmente tutti i punti qui, anche non credendoci, può ottenere più punti rispetto a qualcuno che magari è più in difficoltà, ha un'urgenza istantanea e non può quindi far seguito a quella procedura, mettiamola così. Ciò detto, come dicevo all'inizio del mio intervento, io iniziavo con un finalmente. Quindi, siccome noi riteniamo che sia essenziale lo strumento del SAT, in questo caso, pur non condividendo l'impianto di come avete strutturato il regolamento, ci riserveremo di magari modificarlo alla prossima legislatura, consigliatura meglio, in questo momento piuttosto che niente, la mai piuttosto, e quindi ci asteniamo. Grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente. Due parole. In una delibera che presentava il regolamento dei servizi abitativi transitori, tutta la minoranza, o quasi tutta, ha parlato solo dei criteri delle assegnazioni, anche permanenti, o dell'emergenza abitativa. Di fronte a un metodo sviluppato su autonomia, temporaneità, tempestività, un continuo lamento che non porta a nulla. Ancora due richiami. Stato ricognitorio alloggi pubblici e la casa comunale come accompagnamento e non come stato di fatto. Qualcuno si rilegga i suoi programmi elettorali e i precedenti interventi in consiglio comunale. Per noi questa delibera è un fatto concreto a cui siamo fortemente favorevoli. Grazie. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli.
Forza Italia, consigliere Rosa. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliere Lombardo. Grazie Presidente, anche noi ci aggiungiamo a coloro che dicono comunque finalmente, anche perché leggo dai documenti accompagnatori della proposta, nel parere di contabilità c'è scritto che non serve perché non c'è onere di riflesso per il Comune, quindi poteva benissimo essere fatto anche prima, al di là del tema invece più volte ricordato dell'uscita dalla situazione di predissesto. Ma al di là di questo, credo che sia importante soprattutto valutare però quello che è stato fortemente anche rivendicato dalla maggioranza, cioè dire che si governa e si governa con delle regole. Noi non condividiamo l'impianto, soprattutto perché per noi è anche incompleto, perché ci viene chiesto di votare un regolamento in cui si assegnano ben 15 punti relativi al programma individuale. Abbiamo chiesto in commissione quali erano le linee, i criteri generali del programma individuale, ci sono stati ribaditi punti, per cui noi approviamo un regolamento che dà 15 punti massimi su un programma individuale, però non conosciamo quali sono, non il programma individuale perché è individuale, ma quantomeno le linee guida per capire quanto questo che poggia sia fattibile o meno e quanto sia applicabile. Questo è un tema. Secondo tema, credo che sia importante, io ringrazio il collega Ghezzi che ha ricordato le parole del professor Giorgio Vittadini, che ho avuto il privilegio di conoscere durante la mia breve esperienza nella Fondazione Europa e Civiltà e che condivido, ma ricordo anche, avendo letto proprio quel testo, che la sussidiarietà si basa però su tre cardini: quello del pubblico, quello del privato che fa diciamo reddito, e quello del privato sociale. Credo che sia mancato un pezzo, quindi, che è il comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale. C'è quello in cui il comune con il privato fa anche convenzioni per cercare alloggi in aggiunta a quelli del SAT. Credo che sia un pezzettino che manchi. Allora penso che sia il pezzettino che si può fare, visto che la delibera giustamente è chiamata sperimentale. Penso che quindi i margini di miglioramento ci siano, così come credo che ci sia essenziale l'apporto, la concertazione, non con un sindacato, con tutti quanti i principali operatori che parlano anche voci diverse, a volte anche distoniche, non sempre univoche, che sul territorio assistono chi ha bisogno, perché le regole si scrivono insieme con chi poi dovrà aiutare i cittadini ad applicarle, in questo modo si ha maggior garanzia. Poi chiedo, visto che c'è certezza, così concludo la mia dichiarazione, chi continua da più sedute a dire che ci sono atti alla procura, bene, io non avendo avuto notizie né direttamente alla procura di avvisi o di situazioni di reati, né tantomeno aver conosciuto quali atti, se devo fare un accesso agli atti per sapere se sono stati trasmessi al Comune questi atti, almeno per capire quali sono questi atti, almeno ci rendiamo anche conto di qual è la portata, o se è soltanto la solita buttata che viene lanciato, come però la Corte dei Conti, procure, però li affetto, eccetera. Pertanto noi faremo un voto di astensione con serietà, perché il tema è serio, questa sera è diventato un tema serio sulla pelle dei cittadini e di chi ha più bisogno, quindi con serietà non votiamo contro un provvedimento che non condividiamo, ma quantomeno ci asteniamo, perché appunto meglio un passo in avanti, seppur minimo, che comunque introduca il principio e le regole, che non averlo. E purtroppo, caro sindaco, da troppo tempo non l'abbiamo avuto. Poi aggiungo una nota, visto che già qualcuno canta vittoria, so che nel suo sangue c'è anche sangue siciliano, io non potevo vedere le sue mani cosa facevano, ma secondo me qualche piccolo scongiuro almeno mentalmente l'avrà anche fatta. Grazie e salve. Ho fatto un po' fatica a seguirla alla fine, però poteva andare qua. Il sindaco mi ha capito. Gruppo misto, noi non l'abbiamo capito, ma gruppo misto, consigliera Pagani. Allora, a parte insomma questo finale scoppiettante insomma della dichiarazione di voto, anche il mio sarà un voto di astensione, e io concordo moltissimo con le cose che sono state dette, cioè che nonostante ci siano pezzi di questo impianto che non sono perlomeno per me condivisibili, stiamo parlando di bisogni, stiamo parlando di cittadini in difficoltà, stiamo parlando di non privare di quel che c'è e che è anche poco, ma in situazioni veramente difficili quel poco può rappresentare veramente tanto. Quindi questa sera credo che sia importante mostrare la serietà che ho anche richiamato nell'intervento precedente e fare un voto di astensione. Abbiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente. No, poi dopo in separata sede, però consigliere Lombardo me lo deve dire in fondo perché.
Già no, no, non è ironia, è proprio non ho capito la parte finale, però siccome io ascolto sempre con attenzione, perché mi piacciono molto i suoi interventi, se riuscivo a capirlo anche fino in fondo, ma è vero, c'è proprio col cuore glielo dico. Per quello che riguarda la nostra dichiarazione di voto, già prima nel mio intervento, anche magari se con un po' di difficoltà si era evinta, si era capito, riteniamo che questo regolamento sia estremamente favorevole. Ringrazio anche la motivazione dell'astensione del consigliere Lombardo, che mi è piaciuto molto, perlomeno la motivazione, poi ovvio avrebbe fatto più piacere un voto favorevole. Comunque, tornando a noi, ho capito che ognuno fa il suo mestiere, ci mancherebbe altro, ognuno fa la sua parte, però vabbè, perlomeno l'ha argomentata bene, no? Ecco, a mio giudizio, il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie. Fratelli d'Italia, consigliere Bonomelli. Sì, grazie, signor Presidente. Il nostro voto sarà favorevole. Passiamo alla votazione della delibera. Favorevoli. 15. Contrari. Nessuno. Astenuti. 7. Da remoto, consigliera Chitto. Astenuta. Consigliere 8. Cozza. Favorevole. Parola segretario. Si approva con 16 voti e gli astenuti sono 8. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. 15. Contrari. Astenuti. 7. 7. Da remoto, consigliera Chittò. Astenuta. Consigliere Cozza. Favorevole. Parola segretario. L'immediata eseguibilità si approva come prima con 16 voti e gli astenuti sono 8. La delibera al punto 3 è approvata. Passiamo alla votazione per l'approvazione dei verbali di seduta. Approvazione dei verbali delle sedute consigliari dei giorni 30-11-2021, ore 20, 14-12-2021, ore 20, 15-12-2021, ore 20, 16-12-2021, ore 20. Apro la votazione, favorevole. Contrari. Allora, 15, chiedo scusa, sui verbali 15. Astenuti. 7. Da remoto, consigliera Chittò. Astenuta. Consigliere Cozza. Favorevole. Parola segretario. Si approvano con 16 voti e gli astenuti 8. Allora, consiglieri, prima di chiudere la seduta, l'assessore Pizzoccara mi ha chiesto pochi minuti solo per una precisazione. Siccome ritengo importante, in quanto è qualcosa inerente alla delibera, quindi un chiarimento, sarei dell'opinione di dargli la parola. Prego, consigliere Pizzoccara. Grazie. Proprio. Scusi? Prima accendo il microfono perché sono vecchio. Sento Finiamo poco. La registrazione, ma è una delucidazione su alcuni punti allora, interpretati del regolamento. Allora. Sì, sì, va bene, va bene, va bene. Allora, un momento, un momento, un momento, un momento. Regia, per cortesia, chiuda la registrazione. I consiglieri, per quanto mi riguarda, il consiglio di stasera 23:14 si chiude. I consiglieri che intendono o abbiano desiderio di rimanere in aula ad ascoltare una precisazione inerente alla delibera in oggetto discussa prima sono benvenuti a rimanere. Chi non ha voglia si può allontanare. Grazie.